volevo dire benvenuti, bentrovati tutti. Vi ricordo insomma di sostenere la nostra associazione iscrivendovi o rinnovando l'iscrizione, perché è fondamentale per l'esistenza della nostra associazione. E vi ricordo sempre che c'è molta necessità di collaboratori all'interno appunto della nostra associazione, di gente che è disposta a darci una mano per portare i molti programmi che avremmo in animo di portare avanti e che non riusciamo a portare proprio perché mancano praticamente chi è disposto a sacrificare un pochino del suo tempo per darci una mano in tante cose che vorremmo. Una tra queste, per esempio, una vita che io ho in animo, in sogno, quella di realizzare un monumento agli animali, a tutti gli animali massacrati dall'uomo, un monumento da realizzare davanti per esempio al luogo simbolo, quale è quello del mattatoio, no? E quelli di inserire, magari di riuscire a portare nella scuola l'educazione alimentare, quello di bloccare le sponsorizzazioni dello Stato a favore del consumo della carne, e questo è proprio un crimine, no? E così via. Quindi programmi ne avremmo tanti, ma abbiamo bisogno di collaboratori. Poi approfitto anche un altro dei programmi fondamentali, lo ripeto, approfitto per ripeterlo, è che noi vorremmo fare una conferenza in ogni circoscrizione del Comune di Roma, servendoci delle sale consiliari che ogni circoscrizione ha. La cosa sarebbe molto semplice, ma c'è bisogno semplicemente di una persona che vive sul posto, che fa parte di quella circoscrizione, che ci apre le porte, va lì e dice: l'associazione vegetariana vuole tenere una conferenza di cultura vegetariana presso la nostra si stabilisce il giorno e inoltriamo domanda ufficiale. Però c'è bisogno di questo intermediario. Ci sono delle biblioteche da noi, a Ostia c'è la biblioteca Morante qui. Anche, però le sale consiliari della circoscrizione, le sale consiliari della circoscrizione le danno per un'attività, per una conferenza a carattere culturale, le danno, quindi c'è bisogno, ci sono tantissime cose da fare. Va bene. Allora, comunque ricordatevi di questo, se qualcuno poi se la sente di darci una mano ci mettiamo d'accordo. Allora, c'è un'associazione culturale a Monte Mario, vicino a casa mia, al quale ci sono attese e tutto quanto, si possono fare attività, conferenze gratuitamente, non si paga niente. Quindi mi metto d'accordo con te, vieni e vediamo di organizzarla. Sì, certo, la cosa via Augusto Conti, via Augusto Conti, vicino a Piazza Guadalupe. Noi vorremmo seminare in ogni quartiere di Roma, specialmente le periferie dove non riusciamo ad arrivare, perché la nostra situazione sta praticamente al centro, però che ne so, la Salaria, l'Aurelia, per chi ne arriva mai? Quindi però se nella sala consiliare lì qualcuno si interessa, andiamo a fare lì una conferenza. La cosa importante è poi divulgare l'idea attraverso volantinaggio, attraverso quello. Sarebbe un però anche introdursi, entrare anche in questa maniera è già un inizio. Comunque, va bene. Siamo d'accordo. Allora, il tema della serata, allora, uno dei punti fondamentali, cardine della nostra filosofia è quello di riuscire, quello di cercare di dare alle persone la consapevolezza, la responsabilità di se stessi, la presa di coscienza del nostro diritto ad essere artefici del nostro stesso destino. Quindi tutto ciò che si oppone alla realizzazione di noi stessi, noi cerchiamo di neutralizzarlo, in che modo? Attraverso la conoscenza dei fatti. Noi siamo partiti dal presupposto che da sempre tre grandi centri di potere hanno impedito e tuttora continuano ad impedire la realizzazione dell'uomo: la mancanza di senso critico, la sensibilità dell'animo umano, e sono questi centri di potere che ostacolano in realtà l'evoluzione, la vera evoluzione integrale dell'uomo, che sono l'apparato medico scientifico, perché in sostanza che succede? Succede che l'uomo, specialmente la popolazione di base, resta moltissimo influenzata e condizionata da quello che dice il medico, quello che dice il prete e quello che dice la televisione. Inevitabilmente la televisione ha sostituito Dio negli ultimi decenni. Prima i tre grandi centri di potere erano anche quello politico, no?
quello politico e quello economico adesso sono in simbiosi in realtà. Per cui quello che io cerco sempre di dire, noi cerchiamo di dare agli individui il senso critico delle cose, il risveglio della propria coscienza, cercare di capire ciò che impedisce la realizzazione di una società vera, giusta, leale, fraterna, eccetera, eccetera. E che per fare tutto questo bisogna mettersi in testa che non basta essere sensibili o aderire ad un determinato programma, ad una determinata filosofia, ad una certa associazione, ma è necessario innanzitutto dare il proprio contributo, come dicevo prima, ma capire che è necessario lottare contro le cause, bisogna svegliarsi e lottare contro le cause, altrimenti noi facciamo parte del sistema sintomatologico, cioè ci continuiamo a leccarci le ferite, no? Nessuno si sogna di lottare per esempio contro la Chiesa cattolica, che è la mamma, la madre della cultura antropocentrica, quella che autorizza l'essere umano a devastare il creato, a considerare gli animali come cose messe da Dio a disposizione dell'uomo. Lottare anche contro l'apparato medico, che di cui questa sera si parlerà molto diffusamente, che è responsabile della gran parte non solo di non curare, ma di produrre a sua volta delle malattie, perché questo fa gioco al sistema, e quindi lottare anche contro mass media che diffondono menzogne, perché il sistema vuole che l'individuo sia ammalato e cattivo, perché se sei ammalato hai bisogno dei medici, l'industria chimica, eccetera, eccetera, se sei cattivo hai bisogno dei preti, della polizia, eccetera, eccetera. Quindi un risveglio della coscienza. Però quello che io volevo dirvi è che bisogna mettersi in testa e capire quali sono le cause contro cui lottare per arrivare finalmente alla realizzazione di se stessi e di una società migliore. Allora, passo la parola al relatore di questa sera, che sicuramente ci farà, avrà un discorso molto interessante su questo particolare tema. Come vuoi. Ma mettiti, sì, mettiti in giro, questa sera, no, no, questa è il domanda. Buonasera a tutti, grazie per essere venuti qua questa sera. Sentirete subito dall'accento che io vengo dal Veneto e vengo da un grosso e importante convegno di igiene naturale a cui doveva partecipare anche il Franco qui presente, che ringrazio, sono molto onorato di essere in questa straordinaria e meravigliosa città, di essere invitato da questa importante associazione, e vengo anche da un altro convegno importante sul diabete, dove si vedono sempre più persone che cestinano l'insulina, se volete dopo ne parliamo, ecco, chiudiamo la parentesi. Quindi nonostante che ne dicano a livello medico ufficiale, anche il diabete non è una malattia cronico degenerativa incurabile, ma si può curare. Questo però non lo sentirete in televisione, giustamente come ha detto Franco poc'anzi. Il tema di questa sera, mi sentite in fondo o devo alzare la voce? Ecco, il tema di questa sera è un tema molto delicato, molto importante, quindi prendete tutte con le cose che vi dirò con le dovute cautele, con le molle, come dico sempre, non credete ad una parola, provate, poi vediamo se sono vere oppure no, anche perché sono difficilmente criticabili e attaccabili, perché sono tutti dati ufficiali che io prendo e poi divulgo e quindi metto in condivisione. E nella mia città, cioè Padova e poi provincia, faccio queste serate, non ho capito, non mi ha detto quanto tempo io ho, di solito quanto tempo andate avanti. Non le ho. Ah, ok, bene. E non c'è nessun problema perché questo è molto impegnativo. Come vi dicevo, faccio corsi e lezioni anche a medici, biologi, coloro che umilmente vengono a ascoltare un pinco pallino qualunque, che Franco non vi ha detto, io sono responsabile del sito disinformazione.it da tanti anni.
e ho scritto libri e sono un divulgatore di igiene naturale, ma più che altro la cosa che a me preme sempre sottolineare, sono un empirico, cioè io provo, metto in pratica, non mi limito ad ascoltare e a divulgare, perché di accademici ne abbiamo tanti, di persone invece che cercano di mettere in pratica, quindi l'informazione trasformata, metamorfosata e poi resa operativa di senso, se no rimaniamo sempre a livello accademico e quindi mentale, quindi cerebrale. Il termine tecnico si chiama disease mongering, cioè creazione di malati, creazione di malattie. Pochi anni fa è venuto fuori anche un servizio in televisione che mi ha fatto particolarmente piacere, perché pian piano ormai il re non è muto, ormai è completamente spoglio. E quello che diceva Franco prima è assolutamente importante, nel senso che io qui non dirò quello che uno dovrà o non dovrà fare, io dirò quelle che sono le informazioni che ognuno di noi dovrebbe avere e che nessuno di noi conosce per ovvi motivi di boicottaggio, di oscuramento, di occultamento, perché capirete anche che cosa c'è dietro qua, dal punto di vista economico, dal punto di vista del controllo delle masse e non solo. Quindi io non dirò a nessuno mai quello che deve o non deve fare, sempre un discorso individuale, c'è il libero arbitrio, possiamo fare le cose più belle di sto mondo ma anche le cose meno belle, però è doveroso in un percorso di tipo terapeutico, in un processo di tipo terapeutico, avere l'informazione a 360 gradi, l'informazione veramente fa la differenza. Se io non conosco posso morire, se conosco posso anche pararmi il fondo schiena. Quindi creazione di malati è il titolo in italiano, che così ci capiamo. Questa che vedete qua, questa struttura molto particolare, non è un centro esoterico spirituale, è la casa farmaceutica Merck, che forse molti di voi conosceranno, ma non tutti, è una delle tante, una delle principali case farmaceutiche planetarie americana, che ha causato da 80 a 140 mila complicanze cardiache, diciamo infarti, non si sa bene quante decine di migliaia di morti, con un farmaco che era il Vioxx. E non entro nel merito della sperimentazione, perché qua sfondo non una porta, sfondo un cancello completamente spalancato. Perché parto dalla Merkel? Perché il suo CEO, il capo all'epoca, nel 1976, venne fuori candidamente su una rivista dell'epoca con una frase che non ha forse colpito all'epoca le persone, ma vi posso assicurare che, spero si veda fino in fondo, il mio sogno è non fare farmaci per i malati, sono capaci tutti di creare farmaci per malati, no, lui era un genio, ci sono i geni che lavorano per la luce e i geni che lavorano per l'ombra o per la tenebra. Questo era un genio naturalmente che lavorava per la seconda che ho detto, perché voleva fare farmaci per i sani. Devo dire, dare a Cesare quel che è di Cesare, qui sono proprio anche nella città ideale. Questo è Eric Gerstein, presidente della Merck, è stato presidente per tanti anni, ha lanciato questa casa farmaceutica facendo diventare una delle più importanti a livello mondiale, e aveva un'idea ben precisa, un'idea che devo dire purtroppo è diventata una triste realtà, devo dire, quindi aveva visto bene, era un lungimirante. Ed entriamo invece nel contesto odierno, cioè l'allarme medicalizzazione. Pensate, il British Medical Journal, che è il secondo giornale più prestigioso al mondo di medicina, il primo è il JAMA, che cosa viene fuori nel giugno 2005? Viene fuori con un warning, con un allarme, loro, questo vi fa capire che c'è qualcosa naturalmente sotto di molto importante, se il secondo giornale del mondo accademico viene fuori con attenzione, c'è un allarme medicalizzazione per quanto riguarda i valori di normalità per il colesterolo in questo ambito e per l'ipertensione. Valore di normalità è un termine tecnico, poi capiremo, ma chi decide quel valore di normalità? Chi decide che uno è normale o anormale? Chi decide quei parametri che trovate in ogni esame laboratoristico? I soliti noti che poi vi dirò. Bene, questo solo per introdurvi nell'argomento. L'altra cosa importante, che non lo sanno neanche i medici, però esiste, oltre a un calendario con 365 santi, ce n'è un altro che ne ha 435, ma non di santi, ha esami, screening. E vi porto un mese, un classico mese di 1 su 12, questo è ottobre 2005, c'è il mese della prevenzione del cancro al seno, della sindrome rettale, della depressione, la settimana della costipazione, questo dal punto di vista igienistico forse è anche la più importante, non certo facendo esami al colon, mi raccomando, la giornata della celiachia, dell'obesità, e andiamo avanti perché il mese di ottobre continua, giornata mondiale della vista, della menopausa, della balbuzie. Questo è interessante, la settimana dell'herpes. Ecco, noi qui possiamo riderci e infatti una risata li seppellirà tutti. Ma che cosa c'è dietro questo?
ci sono interessi economici che forse pochi riescono a comprendere, perché dietro questo ci sono le lobby della chimica e farmaceutica a livello mondiale, e quindi con la scusa della prevenzione X incamerano centinaia di miliardi di euro ogni anno, va bene? Quindi questo attenzione, perché con il calendario degli screening e degli esami, soprattutto tramite volantini e tramite la paura, fanno entrare dentro, poi vi darò dati concreti, decine di milioni di persone che sono oggettivamente sane, ma che a un certo punto hanno cercato e hanno trovato qualcosa. E dopo entreremo nel senso del ma chi prima trova meglio cura, vedremo che purtroppo non è così. Ecco come avviene la creazione di malati. Ci sono quattro piani ben precisi. Il piano conoscitivo, ne ha accennato prima Franco, tramite il controllo totale di mezzi di comunicazione, i famosi tristemente noti mass media, controllano e manipolano l'intera informazione. Cosa vuol dire manipolare? Non vuol dire semplicemente darci delle informazioni distorte, semplicemente anche non darcele. Siccome noi prendiamo come oracolo di Delfi quello che viene fuori da noi in Veneto, viene chiamato la televisione in maniera simpatica baucometro, nel senso uno strumento che rende veramente idioti a lungo andare. Non so se potete capire bauco, non so se qua si dice bauco in... ecco, però avete capito il senso, vuol dire far imbambire lentamente, anno dopo anno, decennio dopo decennio. Quindi c'è un primo piano che è quello di censurare, boicottare, oscurare. Dall'altro, quando andiamo fuori dal seminato o grazie a associazioni come questa, grazie a siti internet, a libri, pubblicazioni eccetera, inizia a divulgarsi un po' di più, allora iniziano gli attacchi, iniziano certe trasmissioni, iniziano certi personaggi rossi col pelo che vanno in giro col microfono, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi quello è il piano conoscitivo. Il secondo piano è quello quantitativo. Costantemente abbassano le soglie, colesterolo, trigliceridi, ipertensione, glicemia e chi più ne ha più ne metta. E da un giorno all'altro persone sane, poi ve lo dimostro, persone oggettivamente sane diventano malate, perché qualcuno gli ha detto che è malato, anche se sta benissimo in salute. Terzo piano, quello temporale con le diagnosi precoci. Anche qui c'è un'ignoranza che non è una brutta parola, vuol dire non conoscenza, che fa spavento, perché noi pensiamo che con gli screening evitiamo le malattie, siamo lontani anni luce dalla verità. Quella che diceva prima Franco, l'importanza dell'informazione. Che cosa vuol dire informare? Lo dice la parola, informare, informa, da forma che cosa? Da forma alle coscienze. Ecco perché la prima cosa che hanno sempre fatto le grandi dittature, oggi ne abbiamo una, è prendere i mezzi di comunicazione di massa. Dico sempre che all'epoca del nazionalsocialismo, per fortuna non avevano la televisione, c'era la radio, ma non la TV, sennò a quest'ora parleremo tutti in tedesco. Piano qualitativo, invenzione di nuove malattie. Qua potrei elencare un elenco che andiamo a finire alle 9, dall'osteoporosi alla DHD, l'iperattività nei bambini, eccetera, eccetera. Se non le inventano, le amplificano in maniera tale, poi fanno creare dalle public relations dei messaggi che spesso volentieri sempre più donne ci cascano, soprattutto nell'82 quando hanno inventato l'osteoporosi, però con il panico, con il terrore, utilizzando i mezzi di comunicazione di massa, le persone in menopausa, donne in menopausa, hanno paura attualmente di rompersi il femore, e non è assolutamente così. Entriamo una alla volta, sarà molto veloce perché di solito questo è un incontro che impiego 2 ore e mezza, qua ho stretto parecchio, non sapevo bene gli orari, insomma me l'hanno detto, comunque dopo è molto più bello con le domande. Però alcuni dati devo darlo, se no rimane aria fritta, cioè non sono solo semplici un'esposizione, io riporto dati, perché con i dati uno può riflettere un po' di più, e se c'è qualcuno che ha bisogno proprio anche delle cose concrete, certe, anche se i dati sono facilmente manipolabili da una parte e anche dall'altra, ecco, io riporto quelle conoscenze che non sono neanche del bagaglio a livello medico ufficiale, semplicemente per darvi uno strumento in più, per essere più liberi nella scelta. Piano conoscitivo, come vi ho detto, controllo tramite i mezzi di comunicazione di massa, strategia della distrazione, basta accendere la televisione, io non ho televisione, però ho scritto un libro sulla televisione perché l'ho vista per tanti anni, poi mi è bastata e l'ho messa da parte. Ecco, strategia della distrazione è puntare i riflettori verso un problema. Estate, pitbull che azzannano i bambini in una maniera incredibile. Avvengono ogni giorno cani che mordono un bambino o un adulto, ma quando, io vi faccio ragionare, non entro nei pitbull o nei cani, entro nel fatto che quando la televisione si focalizza in un problema assurdo è per occupare spazio naturalmente nel palinsesto e per non darvi le vere notizie, quindi distolgono l'attenzione dalla maggior parte delle persone che prendono come informazione quello che arriva purtroppo dalla televisione. Dico purtroppo perché è tutto falso, purtroppo è tutto falso.
questo si perde nella notte dei tempi. Hanno una soluzione in mano, vogliono darcela, creano il problema e aspettano la reazione emotiva, spesso e volentieri, di che cosa? Delle persone. Non entro neanche che cosa è venuto quel martedì, l'11 settembre 2001. Però problema, reazione, soluzione. Strategia della gradualità, quando vogliono applicare un progetto, ce lo danno a spizzichi e bocconi che noi non ci rendiamo neanche conto e pian piano ce lo troviamo, naturalmente, da un'altra parte, ecco, dico così. Usare l'aspetto emozionale, questo è fuori da ogni discussione, usano sempre l'aspetto più empatico per meglio controllarci, dove vanno a lavorare? Sulla paura. Paura del virus, paura del terrorismo, paura del crack economico, paura di perdere tutti i soldi, paura del negro, paura del marocchino, paura del pedofilo. Ma la paura, vi posso assicurare, è una strategia deleteria. Io quando parlo, e spesso e volentieri partecipo a gruppi dove ci sono parecchie donne in gravidanza, dove cerco di preparare il terreno ancora prima della venuta al mondo dell'essere spirituale che si è incarnato, la paura è veramente deleteria, perché la paura dal punto di vista esoterico è sempre mancanza di conoscenza. Noi abbiamo paura di quello che non conosciamo, e quindi poi io non conosco, ho paura, e loro lavorano in questo ambito. Poi dal punto di vista anche della medicina tradizionale cinese, la paura blocca le reni, che è la sede della volontà, quindi ci paralizza. La paura paralizza le coscienze, e vi posso assicurare che è una strategia che va ben al di là dei normali esseri umani che controllano a livello politico, qua andiamo molto più in su nella scala del controllo. Mantenere le persone nell'ignoranza, fuori da ogni discussione. Se uno pensa di essere informato guardando la televisione, fa un grosso errore in termini, però c'è il libero arbitrio, quindi ognuno fa quello che meglio crede. Censura, attacchi, discredito partono con l'oscuramento, cioè non ci danno determinate notizie. Quindi se io non so che per il tumore ci sono decine di metodiche, io quando ho un tumore, nella disgraziata ipotesi che facendo un incidente perché non vado a farmi esami, mi diagnosco un tumore, so solo che c'è che cosa? Chirurgia, radio e operazione. Solo questo. Questo è il paradigma vigente, logico, che io non sono libero di intraprendere un percorso in coscienza. Se io so che c'è la chirurgia, la radio, la chemia, ma poi ci sono anche altre strade, io in libertà di coscienza dico, ma questa mi risuona di più, prendo questa, ma voi non ne sentirete mai parlare, quindi non siete liberi. Dico voi, te naturalmente generalizzo. Dall'altra, quando invece le sempre più persone prendono coscienza e inizia a venire fuori dal vaso, iniziano gli attacchi mediatici, il discredito, lo sputtanamento pubblico, e per coloro che guardano la televisione avete ben capito che cosa intendo, trasmissioni che quotidianamente mettono insieme la Vanna Marchi di turno con un grande medico, con anche personaggi di un certo tipo, per sputtanarli mediaticamente. Quindi a casa arriva che cosa? Il discredito. Va bene? Su questo potremmo stare qua fino a dopo domani, non domani, quindi però devo stringere dopo, spero che magari verranno fuori anche domande. Questo è già molto più interessante, perché questo vi riguarda tutti, perché ognuno di noi, chi più chi meno, va a fare esami del sangue piuttosto che esami laboratoristici, e che cosa? Sulla colonna a destra, nella colonna a destra di qualsiasi esame, c'è un range, un valore minimo e un valore massimo di un valore sanguigno, per esempio, dell'urina. Bene, se si è sotto o sopra, voi siete malati. Nessuno si è mai chiesto, ma chi cavolo decide quei due parametri? Eccoli qua. Nel giugno 2003 il livello normale di trigliceridi è passato da 200 mg per decilitro di sangue a 150. Da un giorno all'altro, uno era in ferie, era sano, il giorno dopo diventa malato. E ridiamo e facciamo benissimo, ma è così purtroppo. E da un giorno all'altro, dal fine giugno al primo di luglio, uno dice, beh, ma dai, 50 mg per decilitro di sangue, cioè è ridicolo, certo, decine di milioni di persone, se ci allarghiamo all'Occidente. Il colesterolo è venuto lo stesso giorno, quindi sono anche messi d'accordo, no, visto facciamo uno, facciamo 30. Il colesterolo per legge l'hanno ancora modificato, il trattamento con l'LDL da 115 è passato a 100 mg per decilitro, 15 mg di decilitro di sangue, stiamo parlando di decine di milioni di persone che il giorno prima erano sane per la medicina e il giorno dopo sono diventate automaticamente malate. Poi c'è quello del diabete, il discorso della glicemia, anche qui continuano ad abbassare e ci credo. Se continuano ad abbassare è logico che diventeremo sempre più malati. Io vi ricordo che questo, negli anni 80, la somma tra l'LDL e l'HDL era 280. Adesso sapete dove siamo arrivati? Certo che lo sapete, è stradiffuso. Siamo intorno, già stanno spingendo a 190, la somma dei due, e già stanno spingendo sempre di più. Quindi negli anni 80 era
180, oggi siamo a 190, capirete bene che è la tendenza, cioè mai che si va su, ma si tende sempre a scendere. Sapete quando si va su con i parametri? Quando trovano la trazina, valore 100 è tossica, fanno l'esame dell'acqua, trovano 120, porto la soglia a 150, dov'è il problema? Va bene? Ecco, per quanto riguarda gli esami laboratoristici, la tendenza è sempre quella di diminuire. Perché? Per la nostra salute? Assolutamente no. Se ci crediamo, facciamo bene, è tutto più semplice, però a un certo punto ci troveremo malati. Con l'abbassamento dei valori di normalità, già il nome tecnico è bello, valori di normalità, cioè qualcuno decide chi è normale oppure no. Ricorda molto l'inizio della psichiatria ancora nel XVII secolo, quindi quelli che erano secondo un certo dentro i canoni venivano rinchiusi perché erano malati di mente. Quindi milioni di persone sane, oggettivamente sane, e posso assicurare che con la mia esperienza ne ho conosciute tante, ne conosco tante che sanissime, senza alcuna sintomatologia, sono diventate automaticamente dei potenziali malati. Questo è il piano quantitativo. Il piano temporale, ecco, che questo vi interessa forse un po' di più, perché ci hanno sempre creato tramite la propaganda e ci hanno sempre inculcato che lo screening riduce il rischio di ammalarsi o addirittura riduce la mortalità. Adesso entreremo nel dettaglio. Lo screening invece è semplicemente invitare con la paura persone sane a cercare qualcosa che nessuno di noi vorrebbe mai che gli venisse diagnosticato, nessuno. Ma qual è il mantra? Prima lo trovi, meglio lo curi. Vedremo se poi più avanti se hanno ragione i medici quando dicono questo, va bene? E qui potrei portarvi anche le letterine che i vari ministri della sanità hanno inviato alle ragazzine di 11 anni, 12 anni per la vaccinazione contro il papilloma virus. E beh, se leggete la lettera, e qualche mamma magari potrà anche essere qui a testimoniare, vedrete che di Rita, di Rafa, fanno leva su che cosa? Sulla paura dei genitori. Se mai gli venisse cancro al collo dell'utero, cioè tua figlia, aiuto, cosa faccio? Facciamogli la vaccinazione contro l'HPV. Non entro nel merito perché è meglio, anche perché c'è magari qualcuno che ha fatto il vaccino alla bambina, non entro nel merito. Entriamo invece nel concetto terminologico, perché la lingua, anche se ci hanno rovesciato la lingua, il linguaggio, parlano di guerra umanitaria, qualcuno mi dovrà spiegare come una guerra può essere umanitaria o un missile essere intelligente, però vabbè, questo è il messaggio che passa tramite i mezzi di comunicazione di mano. Screening è un verbo inglese che vuol dire to screen, scandagliare, cercare, è un motore di ricerca per chi naviga in internet e che inizia a cercare, cerca dentro di noi. Quindi o trova o non trova. La diagnosi rientra nello screening, la diagnosi dal greco diapignosi, conoscenza per mezzo di mammografo, proctoscopio, esame del PSA della prostata, eccetera, eccetera. Quindi un esame può essere solo diagnostico, trova o non trova. Attenzione, perché qui gioca tutto il ruolo centrale, questo che vi ho appena detto. L'esame diagnostico vede o non vede che c'è qualcosa che non va, e vi posso assicurare che vede anche male, perché poi ve lo dimostro con i falsi positivi, i falsi negativi, va bene? Vede o non vede, quando parliamo di prevenzione, perché si fa una tanta confusione, prevenzione deriva da prevenire. La prevenzione vuol dire evitare che mi venga qualcosa, non vuol dire cercare qualcosa prima, vuol dire evitare che mi venga qualcosa. La prevenzione è solo lo stile di vita, solo che qui hanno creato ad hoc un casino che metà basta. Quindi uno pensa che fare la mammografia ogni anno, magari per ogni due anni, sopra i 50 anni, mi eviti il tumore al seno. No, ve lo dico chiaramente, non può evitarlo, perché la mammografia è un esame diagnostico, vede o non vede. Io ho visto persone, donne in questo caso, mammografia negativa, l'anno dopo mammografia, niente, mammografia, niente, un anno, mammografia, ha visto qualcosa. Dov'è la prevenzione, punto di domanda? No, dicevo, le radiazioni sono anche cancerogene. Bravissima, no? Ma qui siamo già, siamo troppo avanti, ma dopo ne parlo delle radiazioni, perché entro nell'ambito proprio della mammografia. A me interessa far usare, come diceva Franco prima, senso critico, non bere per oro colato tutto quello che un camice bianco medico, per quanto preparato e bravo umanamente sia, e sono sempre la terza causa di morte a livello mondiale.
tumore, malattie cardiovascolari, causa iatrogene. Quindi entriamo nell'ambito, io generalizzo perché ne conosco per fortuna di medici con la M maiuscola, non dottori, medici che praticano l'ars medica, quella del grande Ippocrate, ancora di 2500 anni fa. Bene, gli screening, quindi esami diagnostico, tra virgolette preventivi, ma che non prevengono nulla, servono semplicemente per trovare il malato nel sano. E il motto è: chi più cerca, più trova. E molte volte non siamo preparati psicologicamente e emozionalmente a avere una certa risposta. Ripeto, vediamo il concetto tra poco se chi prima trova meglio cura. Lo vediamo nell'ambito. Ecco qua un esempio di una locandina. Decidi tu, scegli la prevenzione, programma di screening, attenzione alle parole perché questi sono dei geni, non scrivono parole a caso. Scegli tu la prevenzione per i tumori al colon retto. Quadrifoglio, un'immagine che entra direttamente nel nostro inconscio, va diretta, non occorre stare là, sappiamo che un'immagine porta fortuna, quindi noi associamo nel sottile, perché questi qui dietro pensiamo a un bambino che ha fatto questa locandina, qua sono dei mostri, psichiatri, psicologi sociali, eccetera. Guardate, decidi tu, tanto vi dà la responsabilità a voi, poi firmate consenso informato ogni esame che fate, quindi vi beccate voi la responsabilità in caso di danni, scegli la prevenzione. E lo usano ad arte, uno ci crede, dice, vedi, faccio l'esame al colon retto, io prevengo il tumore al colon. No, non prevenite nulla, l'esame vede o non vede, e vede anche male, perché adesso lo vedremo. Quindi occhio alla prevenzione. Prevenzione è solo lo stile di vita. E qua finalmente sfondiamo anche qua una porta aperta, visto che l'associazione è straordinariamente inerente. Questa è l'immagine più consona che ho trovato per la mammografia, e molte donne hanno capito benissimo. Poi dipende dal tipo di seno che uno ha, piccolo, grosso, eccetera. Ecco, il concetto è questo. Il concetto è proprio questo. Guardate qualche dato prima di entrare velocemente nella mammografia. In America, donne senza il collo dell'utero, la metà fanno il pap test. Questo devo sempre ripeterla due volte perché è difficile da capire. È come se un uomo in sedia a rotelle senza gambe va a fare una risonanza al ginocchio. Più o meno siamo così. Sarebbe interessante, pubblicato da JAMA, primo giornale scientifico del mondo, fa capire quanta ignoranza c'è nelle persone normali. E dal nostro punto di vista anche no, è abbastanza anche fattibile. Io mi domando il ginecologo che mandava a fare il pap test se sapeva che non aveva il collo dell'utero. Comunque, vabbè. In Italia non siamo messi tanto meglio. Donne che credono che lo screening mammografico, attenzione alle parole, annulli o riduca il rischio. Quindi voi sapete che più mammografie fate, minore l'incidenza del tumore. No, non è minore l'incidenza del tumore, anzi vedremo che la mammografia può indurre anche qualcosa che non va. Ed ecco qui uno degli studi più interessanti e completi mai pubblicati, questo è il Cochrane Database Review, questo è un centro di studi privato, non viene finanziato dalle case farmaceutiche, loro non fanno studi, loro prendono gli studi medici, i trials eccetera, e li analizzano in maniera scientifica, analizzano i dati fatti da altre realtà. Qua hanno preso circa 1000 donne per 10 anni, a 1000 ne hanno fatto fare una mammografia ogni 2 anni, a 1000 ne hanno detto di andare al mare a Ostia, qui siamo qua. Che cosa è venuto donne dopo sopra i 50 anni? Cosa è venuto fuori? È venuto fuori qualcosa di estremamente interessante, che però in questo ambito, nei vari canali televisivi, non lo sentirete mai e poi mai, ve lo posso assicurare. Ecco qua, per ogni 1000 donne partecipanti allo screening mammografico, 2 avranno dopo 10 anni, quindi sto parlando di 1000, una mammografia ogni 2 anni, quindi 5 mammografie per 10 anni, 2 avranno un decesso evitato in meno rispetto a 1000 donne che non hanno fatto nulla, quindi il risultato è questo. E uno mi dice, beh, solo la riduzione di una vita è importante? Io dico assolutamente sì, è verissimo, però detto così non è completo. Entriamo nei dati, questi sono dati pubblicati, scientifici, anche perché ho messo sempre e metto sempre le fonti. Guardate qua, 2 decessi evitati, in pratica 4 donne nella colonna, nella penultima colonna che vedete, 4 donne che hanno fatto lo screening sono morte dopo 10 anni, 6 donne che non hanno fatto niente sono morte, quindi 6 meno 4, il risultato è 2, 2 decessi evitati. E fin qui va benissimo, però entriamo in questo ambito qua, abbiamo 5 falsi positivi, negativi, cioè, che sono i miei preferiti, cioè,
il mammografo non vede qualcosa che c'è. Falso negativo vuol dire questo, vuol dire che c'ho un nodulo, una cista, un tumore e il mammografo non lo vede. E quindi 5 donne non sapranno assolutamente nulla. Ripeto, questo è il mio preferito, ma è una mia questione personalissima. Ci saranno 15 sovradiagnosi, cosa vuol dire? Tumori in situ, incistati, che possono rimanere lì e rimangono lì per tutta la vita, e invece iniziano a bucarli, biopsie, esami, controesami, e finché l'organismo può anche reagire, anche perché se la natura nella sua sapienza straordinaria decide di incistare un qualcosa, forse non è il caso di aprire quel qualcosa, però diciamo l'ignoranza umana va lontana anni luce dalla sapienza perfetta della natura. Quindi ci saranno su 1000 15 sovradiagnosi che molto probabilmente inizieranno dei percorsi estremamente pericolosi. 50 biopsie di approfondimento, bucare qualcosa che forse è meglio non toccare, ma il dato più allarmante è questo: 242 falsi positivi. Sapete cosa sono i falsi positivi? Vuol dire che 24 donne su 100, questa è la media, 24 donne su 100 andranno a casa con una diagnosi infausta, nel senso che l'esame dirà c'è qualcosa che non va al seno, e non hanno niente. È chiaro? 24 donne su 100 avranno per settimane, perché poi quando risulta positivo viene rifatto, ma chi glielo dice a quella donna il suo stato d'animo per settimane finché non farà l'esame che dimostrerà che sarà negativo, se non è proprio maledetta che avrà un altro falso positivo? Insomma, è abbastanza raro, però 242 donne vivranno con l'angoscia, e voi sapete meglio di me che il pensiero crea. Se io cristallizzo un pensiero di un certo tipo, rischio che qualcosa si possa anche concretizzare e materializzare. Quando vengono a dire che la nonna ha avuto tumore al seno, la mamma ha avuto tumore al seno, io avrò tumore al seno, è dal punto di vista un'idiozia, nel senso che quello che previene è solo lo stile di vita, non la genetica. Quando a livello medico ufficiale si parla di genetico, di virus, è perché non sanno più che cosa dire. Chi ha mai visto un virus, voi non lo vedrete mai, e i geni neppure. Abbiamo persone che si sono sostituite a Dio e stanno facendo disastri. Quindi attenzione a questo dato. Con questo sto dicendo, prendete sempre tutto con le molle, qualsiasi esame che andrete a fare. Io non vi sto dicendo di non fare nulla, io so benissimo quello che farei e quello che non farei, però è giusto che ognuno si prenda la propria responsabilità. La responsabilità io posso prenderla quando sono libero a 360 gradi, e qua l'informazione gioca un ruolo importantissimo. Ecco, quindi sempre con le pinze, qualsiasi esame, che sia positivo o che sia anche, per così dire, negativo. Ed è talmente tanta l'ignoranza nell'ambito che in un paese del Portogallo delle donne sono rimaste vittime di un incendio, questo è un genio secondo me, le ha convinte a mostrarsi nude al balcone per una mammografia col satellite. Tanto là che si faceva le foto. Corriere del Ticino, stiamo parlando ancora di qualche anno fa. Ecco, questo vi fa capire quanta ignoranza c'è nell'ambito della mammografia. E ignoranza non è una parola brutta, vuol dire non conoscenza, siamo tutti ignoranti, io in primis. Per quello è un continuo andare avanti, informarci, è un continua evoluzione, siamo qua per imparare, siamo qua nella scuola terra appunto per imparare ad evolversi. E se qualcuno che magari potrà pensare, ma Marcello Pamio qui esagerato, questo è un articolo del Corriere che l'American Cancer Society, società privata americana per il cancro, privata, sta facendo marcia indietro per lo screening alla mammella e alla prostata. Si sono resi conto, lo dice proprio l'American Cancer Society, dopo 20 anni, che c'è qualcosa che non torna, e ci credo, ce ne sono di cose che non tornano. E quindi questo è pubblicato dal Corriere della Sera qualche anno fa. Quindi ormai sta venendo fuori, vi ho detto che il re è nudo, ma queste cose spesso e volentieri a livello di medico di famiglia non si conoscono, e quindi non sono in grado di poter aiutare una donna che è incerta a dire, ma me la faccio o non me la faccio questo esame? British Medical Journal, la direttrice Fiona, ha pubblicato uno studio di quello che abbiamo visto prima, della Cochrane, ed è stata, ve lo posso assicurare, subito una campagna di discredito incredibile. Non stiamo parlando di un medico omeopata, stiamo parlando della direttrice del secondo giornale più prestigioso al mondo. È stata attaccata in maniera spudorata perché ha pubblicato lo studio della Cochrane che dimostra che la mammografia di per sé è inutile e dannosa. Campagna pubblicitaria in maniera veramente pesante, però per fortuna in questo caso una donna, quindi tanto di cappello.
Per il direttore del Nordic Occurrence Center, dopo 14 anni dall'introduzione degli screening, siamo qua in Svezia, non si è verificata nessuna diminuzione della mortalità. Qui non parliamo più di rischio tumore, no, qua stiamo parlando di mortalità. Si è ridotta dopo 14 anni di screening? No. Perché li facciamo? Punto di domanda. Io saprei la risposta, ma meglio che non ve la dico. Sempre il dottore continua, la percentuale di falsi positivi che vi ho detto prima nell'esame, guardate che dopo 10 screening, quindi attenzione soprattutto per le donne a certa età che ne hanno fatte parecchie, guardate la percentuale, dopo 10, cioè tirate la moneta, avete la stessa probabilità che il vostro esame è un falso positivo. 20% in Norvegia, quindi vuol dire che o c'è maggiore conoscenza e competenza in Norvegia oppure usano dei macchinari più sofisticati in Norvegia. 50% in America è tantissimo, cioè un esame su due è un falso positivo, quindi le donne riceveranno una diagnosi infausta, ma non c'è nulla. Continua il British Medical Journal, il pericolo che mi ha anticipato la signora sono le radioterapie, le sovradiagnosi, e cioè ogni radiografia è un'emissione di onde di un certo tipo e quindi non è già viene consigliato a livello medico ufficiale, meno radiazioni veniamo a contatto meglio è. E allora perché farle direttamente nel seno che è delicatissimo dal punto di vista ormonale e dal punto di vista delle radiazioni? Anche se non ci sono lesioni vengono fatte le radioterapie e dai 1 e dai 2 chi lo sa che quelle 4-5 miliardi di cellule tumorali che tutti noi produciamo anche se siamo a Santiago di Compostela o a Lourdes, le cellule tumorali noi le produciamo, questa è Fisiologia Umana, il libro di oncologia all'Università di Medicina, però un sistema immunitario sano le fagocita, le disintegra, produce anche energia, eccetera. Quindi perché in un organismo che bene o male ha già qualcosa magari che tra virgolette non va, lo bombardiamo di radiazioni inutilmente? E qui non tengo in considerazione i raggi X e tutti gli altri esami strumentali. Radioterapia che può raddoppiare, lo dice il Cochrane, lo dice il sottoscritto, lo dice il Cochrane, le review, può raddoppiare la mortalità per malattie cardiovascolari o cancro ai polmoni. E chi andrà mai a associare quel cancro ai polmoni con le radiazioni immesse da, una, da un tot di numero di mammografie? Nessuno, naturalmente, perché cancro ai polmoni, punto, secondo la medicina ufficiale. Ecco. Ci sarebbe molto altro da dire qua, però non posso, non perché ne tengo le conoscenze, ma proprio per problemi di spazio, perché adesso toccheremo un altro problema. L'effetto indesiderato della diagnosi precoce è che cosa? L'anticipo della diagnosi senza beneficio apparente. Quindi in questo ambito che cosa mi è servito prendere prima un qualcosa che poi non siamo in grado di curare? E non entro nell'ambito della cura perché, come diceva giustamente Franco prima, la visione del paradigma vigente è una visione completamente sintomatologica. Noi andiamo a disintegrare un sintomo, un segnale che il corpo ci sta dando. Se il corpo ci sta dando un segnale, appunto un segnale, lo dice il nome stesso, devo capire qualcosa, mettermi nelle leggi dell'armonia, della natura, e vedrò quello che Ippocrate chiamava vis medicatrix natura, cioè la forza di autoguarigione. Ma se noi iniziamo a tagliare, bombardare, chemioterapizzare, buttare dentro veleni su veleni in un organismo che è già avvelenato, intossicato e debilitato, le statistiche del cancro, ho scritto un libro, quindi qualcosa purtroppo me ne intendo per, questo, per quanto riguarda questo ambito, sono all'ordine del giorno, nonostante i bei proclami di grandi oncologi nazionali che dicono ormai cancro è sconfitto. Assolutamente no. E parlano i dati, e non, se anche non li ho portati qua perché la lezione sul cancro impiego 2 ore e mezza per far capire, voi sapete meglio di me dove sta la verità, avrete di sicuro un amico, un parente, un amico dell'amico che è entrato e non è più uscito, non perché lo dico io, è la vita che parla. Quindi una visione così di un riduzionismo, di un nichilismo spaventoso, non possiamo disintegrare un sintomo con tutto quello che abbiamo a disposizione, perché diamo conto della nostra stessa natura. Quindi la malattia, da un certo punto di vista, è il segnale per un cambiamento che il corpo ci sta dando. Vogliamo ascoltarlo? Bene. Non vogliamo ascoltarlo? Bene lo stesso, ma la malattia va avanti o cambia strada. Quindi l'effetto di una medicina, io queste cose le parlo anche ai medici, non ho alcun problema. 1200 specializzazioni in medicina oggi, 1200 hanno disintegrato e disumanizzato l'uomo, quando dovrebbe essere un unico medico con competenze anche di psicologia e anche dell'aspetto emozionale per capire quelli che sono i disagi spesso animici e poi si scarica nel corpo,
E invece che cosa? L'abbiamo smembrato, cellule apparate, abbiamo gli esperti di tutto che non sanno niente dell'insieme. E dove volete che andiamo? Siamo noi però che dobbiamo fare la differenza, non possiamo pretendere che le case farmaceutiche cambino. Noi dobbiamo cambiare. L'ago che fa la differenza. E la prima cosa è l'informazione, continuerò a dirlo. Ultimo esempio, tanto per riportarvi quelli che sono gli screening e che non portano al che, alcunché di miglioramento, è screening per cancro ai polmoni, purtroppo uno dei più diffusi e anche uno dei più tremendi. Guardate qua questo grafico pubblicato dal JAMA, giornale dell'Associazione di Medici Americani, siamo nel 2007. Il grafico in nero è il numero di diagnosi, quindi vedete, più screening, esami faccio, più trovo numero di tumori ai polmoni. Queste, la riga in rossa, sono diagnosi di tumori senza screening. Cosa vuol dire? Che uno avrà fatto un incidente, è andato in ospedale, ha fatto gli esami e ha trovato qualcosa che non aveva i polmoni. Bene, se fosse vero ciò che dicono a livello ufficiale, prima lo trovo, prima lo curo. Vediamo il grafico della mortalità. Sono sovrapposte, eh? Non so se vedete in fondo. I due grafici sono sovrapposti, cosa vuol dire? Lo devo spiegare. Lo screening, bravo, hai capito benissimo. Lo screening se muore lo stesso in pratica. Ed è esattamente così. JAMA, pubblicato dall'Associazione dei Medici Americani. Quindi, che lo trovo prima, che non lo cerco, ma la mortalità è sovrapponibile. E allora che cosa vuol dire? Iniziare, cercare, sondare, iniziare a cercare cose che magari non è bene che troviamo. Questo rimarrà naturalmente a ognuno di voi che siete in ascolto. Posso citare solo un caso che mi è capitato a me personalmente qualche mese fa. Mi chiama una persona che mi ascolta, perché io trasmetto su una radio in Veneto, una delle poche dove queste cose io le dico senza problemi, senza paura, perché è una radio libera per il momento, non si sa domani. Mi chiama un giorno e mi dice: Marcello, guarda, ho fatto un esame al colo, una colonoscopia, hanno trovato qualcosa. Ho detto: Carlo, ma come mai hai fatto questo esame? Avevi... Non ho niente, era gratis, rientro nella prevenzione. Dopo io non ho più sentito, gli auguro naturalmente lunga vita, però ecco, ho qualche dubbio in merito. Questo è un esempio banale, reale. Gli esempi che vi porto sono esempi non per letti nei libri, ma perché li sto vivendo, li ho vissuti, ed è uno dei tanti. Gli avranno mandato a casa la letterina, era a gratis, qui si dice da noi, quindi non si spende niente, bene, andiamo a approfittare. Gli hanno trovato qualcosa nel collo e poi non ho più sentito. Ecco qua un esempio di quotidiano, Repubblica, propaganda, la figlia del buon Umberto Veronesi, Giulia. Guardate il titolo: tumore al polmone, così si batte. Uno dice: beh, è sconfitto il tumore al polmone, non è più fulminante invece, quindi per mortalità è il primo posto. Giulia Veronesi, con la diagnosi precoce, operabilità 90%. Uno che non ha un minimo di conoscenze pensa, a livello proprio di inconscio, gli arriva dentro che cosa? È guaribile al 90%. Assolutamente no, però naturalmente questa è pura propaganda. Quindi hanno già sconfitto il tumore al polmone, peccato che se voi avrete qualcuno che è toccato con mano, difficilmente ancora qua, perché il tumore al polmone è uno dei più tremendi. Altra propaganda, qua si chiama l'ILT, la screening per quanto riguarda la prevenzione dei tumori, vedete la mano, la linea della vita, quindi come dire, se fai questi screening allungherai, lo scrivono anche sotto, allungherai la tua vita. Non è anche questo assolutamente così, qui ci sono studi enormi dietro, spendono cifre che potrebbero spendere per altri modi, per informare veramente le persone, però devono convincere sempre più persone a farsi esami. La diagnosi precoce, quindi quella che vi ho detto adesso, è una vera gabbia logica. Perché? Attenzione, perché questo ci riguarda tutti. Qual è il pensiero? Faccio l'esame, è positivo, ho fatto bene a farlo, l'ho trovato prima e qua non ci piove. Peccato che bisogna capire, ma è un falso positivo oppure no. Quindi faccio l'esame, dà un risultato positivo, io sono contento perché l'ho trovato prima. Faccio l'esame negativo, mi dico, ho fatto bene a non farlo, sono a posto. Anche questo non è assolutamente vero, nel senso che ho visto persone che con una scusa di donatori del sangue facevano esami del sangue ogni tot di mesi, perfetti, 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 tumore. Dov'è la prevenzione? Non c'è prevenzione, ve l'ho detto prima, l'esame può vedere o non vedere, la prevenzione è lo stile di vita. E con stile di vita non intendo solo l'alimentazione, mondo dei pensieri, mondo delle emozioni, eccetera. Se non faccio l'esame insorge la malattia, ho fatto male a non farlo, ergo concludo che cosa?
va sempre bene fare lo screening, a prescindere da tutto. Io sono sempre nella strada corretta facendo lo screening. Questa è una grande logica che è quasi immediata e scontata in ognuno di noi. Quindi attenzione, se pensi di essere sano, non hai fatto abbastanza esami. Questa è un'immagine simpatica per farci capire che naturalmente se siamo sani o apparentemente sani, dovremo guardare quello che è il nostro stile di vita per capire se siamo su una strada di un certo tipo oppure no. Perché tanti mi dicono, ma guarda, cioè quello lì mangia di tutto, sta benissimo, stile di vita pessimo, dorme poco, mangia da schifo, eccetera. Ecco, quello è apparentemente sano. Vedremo dopo che cosa gli potrà mai avvenire. Quindi l'unica cosa che si può fare dal mio punto di vista è intraprendere un percorso evolutivo, spirituale, che abbia di base un'alimentazione sana, umana, che non crei anche sofferenza. Piano qualitativo, cioè nuove malattie, invenzioni di malattie. Qui ho dovuto scremare, perché anche questo è un capitolo lunghissimo, per farvi capire quanto ci hanno creato e ci hanno messo dentro un sistema perverso. La gravidanza, uno dei periodi più importanti della vita e più delicati di una vita, è stato ospedalizzato, medicalizzato di tutto e di più. Non ne parliamo del parto, che è uno degli eventi fondamentali, traumi a non finire, esami su esami, appena viene fuori collirio antibiotico. Quanti sanno che un bambino appena nato, uscito dal grembo materno dopo 9 mesi, in un limbo, a seconda dello stile di vita della madre naturalmente, in un limbo straordinario, appena esce, tipo stadio, perché in penombra, 9 mesi, sta in penombra, a un caldo, a una temperatura di un certo tipo, esce in una stanza assettica con un'illuminazione incredibile, quindi un trauma spaventoso, distacco dalla madre, collirio antibiotico, puntura sotto il piede per le malattie rare, puntura sotto il piede appena nato, dice ma io vorrei tornare nei mondi spirituali, perché questo qua è veramente l'inferno. E questo non lo sa nessuno, quello che avviene dopo l'operazione. Poi separazione dalla madre, lavaggio, trauma su trauma, poi ci stupiamo che siamo pieni di traumi appunto psicologico e emozionale. Disturbo disforico premestruale, sapete cos'è? No, è una brutta malattia. È quello squilibrio che ogni donna ha premestruale durante il ciclo, quindi quello giramento anche di scatole a seguito di un giramento ormonale. In America viene trattato con fluoxetina, che c'è Prozac, quindi, cioè stiamo parlando di psicofarmaci. Quindi vedete come nella psichiatria non entro neanche nell'ambito, perché vi conviene, vi hanno fatto un lavoro da poco proprio sul marketing della pazzia. Disturbo d'ansia sociale, sapete cos'è? La timidezza. Però non puoi dire e curare una timidezza di un bambino con un psicofarmaco, però se tu lo chiami disturbo d'ansia sociale, inquieta. Oddio, meglio curarlo subito con un bel psicofarmaco. L'iperattività nei bambini, questa è stata inventata negli anni 80, inventata di sana pianta, adesso addirittura quella degli adulti, ma finché un adulto che prende un psicofarmaco sinceramente non mi fa né caldo né freddo. Quando c'ho di mezzo i bambini che saranno il futuro nostro, no, allora lì c'è qualcosa che non torna e che dovremmo assolutamente cambiare. No, purtroppo c'è quello scalino lì, Niente, ve lo dico, io so che in fondo si farà fatica a vedere, ve lo dico io a parole. Sindrome delle gambe irrequiete, ne ho già visto qualcuno qua dentro. Non ho capito. Non sei l'unico. E psicofarmaci anche questi in America. Shopping compulsivo, qua molte donne, senza naturalmente fare una discriminazione, eh? E vescica iperattiva, altra cosa importante. Ecco, il parto, come vi ho detto, completamente ospedalizzato, medicalizzato, esami su esami, prima, durante e dopo, il tutto per creare sempre più problemi. Il taglio cesareo, perché naturalmente si affretta in ospedale, quindi bisogna farlo uscire con un'operazione. Non pensate, beh, molte sono qua donne, quindi sanno meglio del sottoscritto, non è una robetta leggera, è una vera e propria operazione con anestesia e tutto, e il bambino ne pagherà le conseguenze poi. Quindi normalmente viene fatto semplicemente perché non c'è tempo, sono pochissime le percentuali di casi naturalmente gravi, è logico che va utilizzato il taglio cesareo. Ma in Campania non mi direte che una persona su due, una donna su due, ha problemi seri che necessitano un taglio cesareo. No, taglio cesareo è un'operazione, costa migliaia di euro che paghiamo tutti con le tasse, e quindi più se ne fa più io guadagno. Quindi
torniamo un po' indietro, e per fortuna nella mia città ci sono sempre più realtà, associazioni che spingono per il parto naturale in casa, e ne conosco tante che hanno partorito in casa. Non c'è il rischio, come qualche medico paventa, attenzione, perché se gli viene qualcosa, se viene qualcosa c'è l'assistenza dell'ostetrica, c'è sempre l'ospedale pronto soccorso a portata di mano. Però se uno ha uno stile di vita di un certo tipo, tranquillità emozionale, non succede nulla, il bambino ringrazierà. Nascendo in casa, nell'ambiente armonioso, dovrebbe, caldo, è tutta un'altra cosa rispetto all'ambiente freddo, assettico, deleterio dell'ospedale. Decine di esami e visite prima della nascita, poi durante, e poi intorno ai 60, 70, 90 giorni gli arriva una bordata sotto forma di vaccinazioni pediatriche, e lì avviene il disastro. Perché io dico sempre, approfitto dell'occasione, perché qui ho già visto dei libri anche sulle vaccinazioni, quindi la porta qui è sempre spalancata, mi fa piacere, ma io ne parlo anche in altre sedi. Una volta ho trovato anche un medico vaccinatore, mi è dispiaciuto per lui proprio perché io non sarei in grado di fare come professione. Bisogna dirle le cose. A livello pediatrico e pedagogico gli errori li faremo sempre come genitori, sempre, ed è normale, siamo qui per migliorare. Ma uno dei più gravi errori che possiamo fare è iniettare veleni in un corpo privo di sistema immunitario. Impiega 10 anni il corpo per formare il sistema immunitario, 10 anni per completare, e a 60, 70, 90 giorni gli iniettiamo idrossido di alluminio, metallo pesante, formaldeide, cancerogeno ufficialmente riconosciuto, fino ad altro ieri un sale di mercurio, cancerogeno, e poi ci stupiamo di cosa? Io ho visto bambini il giorno prima della vaccinazione parlavano, il giorno dopo non hanno mai più parlato, è diventato un autistico, soprattutto con i richiami che sono quelli più deleteri, perché si va in accumulo. Il primo ti imbotta, di solito, ma poi gli altri richiami, che poi si intorno a un anno e mezzo a tre, si somma alla bordata precedente, e probabilmente, e spesso e volentieri, qualche bambino, quello più sensibile, quello magari più anche debole, ne paga le conseguenze. Quindi pensiamoci, io ho la fortuna di essere una regione, ma abbiamo lottato per anni, e una regione dove hanno tolto l'obbligatorietà. Perché l'hanno tolta? Perché un figlio di un parlamentare è stato danneggiato dal vaccino. Con un'associazione di genitori si è fatta pressione, adesso in Veneto le vaccinazioni pediatriche sono non libere, hanno tolto l'obbligatorietà. Tanto continuano a mandare a casa i volantini, tanti ci vanno lo stesso perché non sapendo queste cose gli arriva a casa la locandina con la programmazione e vanno a portare il bambino. Ecco. Però la discriminante la fa l'informazione. Io mi informo, poi sono libero di portare o no il bambino. Il mio consiglio molto spassionato, tenetelo a casa. Screening prenatale, anche qui non entro perché è meglio. Mi domando una volta come facevano, ci sono esami che non ho neanche mai sentito parlare, la traslucenza nucale, eccetera, eccetera, eccetera. Poi è capitato qualche anno fa una mia amica, gli hanno detto, guarda, è un bambino down, lo tieni? Sì, me l'ha mandato il signore, lo tengo, normalissimo. Tanto per capire, ecco qual è il concetto di una medicalizzazione talmente forzata con tutti i rischi del caso, nel bene e anche naturalmente nel male. Ecco, se qualcuno magari poteva sorridere prima per gli esami esagerati, questo è il risultato della medicalizzazione in America. Vescica iperattiva, non sei l'unico, 45 milioni. Ah no, vedi le gambe, scusa. Chiedo venia per l'errore. Colesterolo alto, 40 milioni trattati con statine che disintegrano il fegato e quindi squilibrano un organo importantissimo come il fegato, che è l'organo che gestisce i liquidi corporei, il calore corporeo, e detossifica l'intero organismo. Chi parte con la statina normalmente arriva poi a avere anche il farmaco per fluidificare il sangue e altri, perché naturalmente si squilibra il metabolismo dell'intero organismo. Sindrome delle gambe irrequiete, 35 milioni trattati con fluoxetina, ve l'ho detto prima, psicofarmaci in America. Disturbo d'ansia sociale, timidi, 30 milioni di timidi drogati in America. Shopping compulsivo e deficit di attenzione negli adulti. Questa è una cosa molto recente, 8 milioni di adulti. Lo ripeto, se uno è adulto, consapevole più o meno, non mi interessa. A me interessano i bambini, purtroppo, sempre più nel centro del mirino, e non è a caso. I bambini di oggi saranno gli adulti di domani, coloro che andranno a governare, gestire gli ospedali, gestire le case farmaceutiche, gestire tutto. Quindi l'attacco che sta avvenendo oggi è qualcosa di vergognoso. Oggi nel mirino non ci sono i vecchi che hanno poca aspettativa di vita, ci sono i bambini, perché puntare a una persona di 50 anni, cos'hai?
37 anni di mercato, punto su un bambino di 3-4 anni, ne ho 80 anni di mercato. Questo cinicamente viene deciso in determinate sale ovale dove noi non entreremo mai, e infatti entreremo con i soldi, con il business. Guardate questa tabella pubblicata dal Center for Public Integrity nel 2005. La colonna di sinistra sono i miliardi spesi in dollari in un anno per marketing. Sapete cos'è il marketing? Pubblicità, volantini, invito i medici in qualche paradiso fiscale, non so come mai non lo portano in qualche città normale, no, sempre in paradisi fiscali, invitano e fanno i congressi, le penne, gli orologi, gli accendini, i computer, i cellulari, il signoraggio, non l'ho inventato io. L'altro, la tabella R&D, sarebbe ricerca e sviluppo, che sarebbe la più importante, diciamo lo scopo ultimo di un'azienda che ha per obiettivo la cura delle malattie. Guardate la differenza, spendono il doppio in pubblicità, sì. E questi vogliono curare che cosa? Sì. Pensate che la Pfizer vuole curare le malattie, o la Glaxo o la Merck vogliono curare il diabete? Spendendo il doppio, i miliardi di dollari all'anno, in un anno, spendono doppio in pubblicità, e pensate voi vogliono curare il diabete? Che cos'è R&D? Ricerca e sviluppo. Ricerca e sviluppo, cioè quello di trovare una cura che funziona, un farmaco importante, ecco, spendono il doppio, le case farmaceutiche, per la pubblicità. Canali televisivi in America, giornali, eccetera, eccetera. Questo mi fa capire, e in maniera anche inequivocabile, che l'obiettivo non è curare nessuno, l'obiettivo è mantenere le malattie, anzi creare, anche perché siccome non vendono frutta e verdura ma vendono farmaci, per venderli uno deve stare male. Come fanno a non vendere se le persone stanno bene? Devono creare sempre più malati, e ci stanno riuscendo. Noi non possiamo sparare a questi, mi raccomando, io qui lo dico. Io già mi ero scannato anni fa facendomi io un fegato di un certo tipo che non è corretto. Noi la differenza la facciamo stando bene, è la cosa più brutta che possiamo fargli, cioè intraprendere un percorso evolutivo di crescita spirituale dove l'alimentazione è un gioco importantissimo. Stiamo bene, non andiamo più a fare esami, non abbiamo più le malattie, e questi qua piangeranno loro. Ecco, quindi il danno più grosso che possiamo fare non è criticarli o attaccarli, io semplicemente vi sto dando le informazioni, è stare bene. Una persona, come ne ho viste 4 a Padova, nella mia città, adesso il prossimo convegno lo faremo in ottobre in provincia di Treviso, e avremo anche in videoconferenza con New York il dottor Colin Campbell, l'autore di The China Study, che trovate anche qua, e 4 ad oggi. Vi posso assicurare che a ottobre ci saranno anche un paio di bambini di tipo 1. Buttato via l'insulina, quindi si può guarire. Naturalmente necessita un cambiamento, non è così, non esiste la pillola, ma una volta che io comprendo che cosa il segnale mi sta dando, quale segnale mi sta dando il corpo, posso intervenire. Quindi pensare che se una ditta spende il doppio in pubblicità rispetto a ricerca e sviluppo è logico che non vuole curare, anche perché stiamo parlando di un affare. La salute non è un affare, la malattia è un affare. Logico che infatti qui si parla di malattia, ecco perché invece noi, mi metto in mezzo nell'ambito dell'igiene naturale, noi parliamo di benattia, non di malattia. Malattia parlano i medici, noi parliamo di benattia, come dire, il corpo mi sta dando l'opportunità, la possibilità di mettere in discussione il mio modo di pensare, di sentire, di mangiare, di vivere, per darmi l'opportunità di autoguarirmi. Ecco perché benattia e non malattia, qualcosa da sconfiggere, ricorda malus, male, e invece no. Ecco perché cambia e la visione è completamente rovesciata. Questo che vedete qua è un simpatico attore francese negli anni intorno 50-60, basato sull'opera di Jules Romain, il dottor Pnock e il trionfo della medicina, guardate l'anno 1923, un romanzo che vi consiglio, se lo trovate, di leggere. Che cosa è avvenuto? Questo medico va in un paese in Francia, tipo proprio quasi montanari, tutti in salute incredibile, cambiato il medico, arriva lui e si trova questa realtà strabiliante, nessuno che usa farmaci, tutti in salute, c'è qualcosa che non va. E inizia pian piano a fare esami, vedete il quadro, questa sarebbe una radiografia, ma è naturalmente un quadro, è molto ironico ed è eccezionale. Chissà come mai non ce l'hanno mai più riproposto al giorno d'oggi. Quindi che cosa fece questo medico? Iniziò a convincere le persone che erano malate, e dopo pochi mesi tutto il paese, il villaggio,
erano drogati di farmaci. È geniale questo, perché è veramente illuminante questo, il dottor Knock e il trionfo della medicina. Quindi in conclusione, la salute è informazione. Informare vuol dire dare forma alla coscienza. Io controllo e manipolo l'informazione e posso assicurare che io controllo la vostra vita, perché vi creo, vi rendo malati, vi convinco di essere malati, vi mando a fare esami su esami, e che più cerca più trova, e poi entro in certi meccanismi perversi che difficilmente se ne può uscire se non un po' dissanguati. Ma attenzione, perché questo è l'errore che fanno in tanti, in tutti gli ambiti. Io non uso etichette dell'ambito del vegano piuttosto che igienista, in tutti gli ambiti, perché se la mia informazione, perché ho visto persone anche nell'ambito di un certo tipo che toccate qua malattia, crack, dentro il sistema di brutto, e qui io non giudico, io però analizzo oggettivamente. Se l'informazione che io ricevo non la metamorfoso, non la trasformo dentro di me e la metto in pratica, rimangono concetti. Io ne conosco tanti di esperti molto più bravi del sottoscritto, molto più competenti, che però non mettono in pratica. La discriminante è rendersi operativi, cioè l'informazione io la metamorfoso, la rendo operativa, cioè la metto in azione. Oggi è il periodo dell'azione, non della filosofia. La filosofia è stata migliaia di anni fa e possiamo solo che ringraziare. Oggi è il periodo storico dell'azione, dal punto di vista poi anche più sottile ed esoterico. Quindi oggi le cose vanno fatte. Quando io faccio e mi metto in questo ordine di vita, io raggiungo quella salute che si può anche contemplare in una vera e propria libertà individuale. Noi non saremo mai liberi se ci rendono malati, perché una persona, come diceva giustamente Franco prima, una persona malata e costretta a prendere farmaci non può essere libera, è sempre schiava del sistema. E quindi per essere veramente liberi occorre avere un'informazione completa, ma non basta l'informazione, questo ci cascano dentro in tantissimi. Ah io so, persone che sapevano tutto sul cancro, pensavano di sapere tutto sul cancro, sulle varie metodiche, cancro, panico, chemio, radio, chirurgia. E ripeto, io non giudico, perché non va mai giudicato, perché non potrò mai sapere quello che gli è passato dentro, lo stato emozionale, eccetera. Però c'è qualcosa che ha saltato, c'è un anello mancante. Quindi l'anello mancante è rendere operativo, cioè vivere le informazioni che noi prendiamo e che ci risuonano, trasformate dentro e rese operative. Allora saremo noi che faremo gli sberleffi a tutti i dottor Knock del mondo, che sono tanti, purtroppo tantissimi, devo dire, sono il dottor Knock. La maggioranza, però, mi raccomando, non sono in malafede, assolutamente, sono all'interno di un sistema che in maniera difficile riescono a venirne fuori, soprattutto nell'ambito, per dire, ospedaliero. Siamo noi che dobbiamo fare la differenza, non aspettare o pensare che sia il medico. Questo è il grande passaggio. Non aspettiamo che sia la Food and Drug Administration americana, l'EMA europea, piuttosto che l'istituto qui in Italia per quanto riguarda il controllo dei farmaci, che saranno loro a salvaguardare la nostra salute, perché non è così che funziona. Finché noi deleghiamo, ci deresponsabilizziamo, ci svuotiamo spiritualmente, è logico che saremo sempre in balia di dottor Knock, sempre, mentre prendendo in mano la nostra vita, le informazioni trasformate e rese operative, cioè cambiamo il nostro modo di vivere, noi andremo a trovare il medico per salutarlo e fargli gli auguri di Pasqua e Buon Natale, ma non andremo perché abbiamo bisogno di un esame, perché abbiamo un acciacco, perché abbiamo un problema. Spero di essere stato, insomma, chiaro. Questa l'ho trovata, mi è piaciuta molto, la farmacia di Sani. Questa era una farmacia, quindi mettendo solo l'immagine, però la farmacia di Sani si chiama negozio di frutta e verdura, dove possiamo trovare quello che il grande Ippocrate, padre della medicina moderna, padre antico naturalmente della medicina moderna, nel suo giuramento, che ogni medico oggi fa il giuramento, anche se l'hanno modificato, contestualizzato e occidentalizzato, però fai che i tuoi alimenti siano i farmaci e fai che i tuoi farmaci siano i tuoi alimenti. Aveva già capito, anche perché Ippocrate, assieme a Pitagora, che noi conosciamo solo per il ridicolo teorema, ridicolo, passatemi i termini, ridicolo in confronto al testamento spirituale e filosofico che ha lasciato Pitagora, qualcosa di immenso. Erano due grandi igienisti, alimentazione
l'aspetto emozionale non possiamo sapere, però vivere una vita sana nel rispetto di tutti gli esseri viventi. Ecco perché Pitagora divenne vegano all'età di 16 anni e quando incrociava un macellaio cambiava marciapiede perché ne percepiva l'aura pesantissima di quel tipo di lavoro. Quindi concludo con questa frase che secondo me è memorabile, perché è quello che accade ogni giorno: prima ti ignorano, quindi se siamo nel piccolo nessuno ci fa più di tanto problemi finché rimaniamo nel piccolo. Quindi ti ignora, nel momento in cui poi inizia a... Guardate il caso recente, avete sentito e visto, insomma, su Stessa Notizia qualche settimana fa è andato un mio amico, un naturopata igienista, quello dentro la sauna, qualcuno l'avrà visto, dai, qualcuno di sicuro alla televisione che l'ha visto, ecco. E passiamo passate alla fase successiva, cioè lo sputtanamento mediatico. Quindi quando le cose stanno crescendo, ti hanno ignorato, però canali alternativi, internet, libri, riviste, associazioni come questa portano determinati messaggi, allora iniziano a deriderti. Vi ricorderete tutti il buon e il compianto Luigi Di Bella: non entro nel merito della terapia, io guardo l'uomo. Prima morto, sputtanamento. E parlo di grandi personaggi come Umberto Tirelli di Aviano, dell'Istituto Oncologico di Aviano, allievo di Di Bella, quando era vivo, morto, ha fatto delle cose veramente indecenti a livello televisivo proprio. Quindi sputtanamento, derisione. Poi la terza fase, cercano in tutte le maniere di combatterti, e questo è un livello molto importante, perché alla fine è la cosa più bella di tutti. Poi abbiamo vinto. Chi ha detto questo è grandissimo, piccolo, grande uomo, che è Gandhi, e aveva capito perfettamente com'è l'antifona, ok? Quindi all'inizio ti ignorano, poi ti deridono, poi ti combattono, noi siamo in questa fase qua e noi abbiamo vinto. Grazie, spero di essere stato utile. Il rapporto diabete insulina metformina, che rapporto, cioè che cosa si dice meglio? Bravo. La domanda è questa: che cosa mi può dire in base al rapporto diabete insulina metformina attualmente? Allora, della metformina non dico assolutamente nulla, posso spiegare che cosa è il diabete. Il diabete è un meccanismo straordinario della natura di riequilibrio di un qualcosa che non va a livello cellulare, a livello di fegato, a livello di pancreas, perché non è solo il fegato e solo il pancreas, è tutto l'organismo. Sbagliamo enormemente quando pensiamo alla visione allopatica. So che io insegno in una scuola di naturopatia a Padova e faccio una fatica a cercare di far capire quello che diceva Franco prima. Andare al di là, oltre andare alla matrice originaria. E invece che cosa avviene anche nell'ambito della naturopatia, della medicina alternativa? Diabete, guardo il sintomo, che può essere zucchero nel sangue in questo caso, cerco in tutte le maniere di ridurlo. No, io devo capire perché il corpo mi sta dando questo segnale, punto di domanda. Io posso avere il pancreas, mi è capitato di vedere, posso avere il pancreas che funziona se c'è nell'insulina, ma il sangue è tipo olio di oliva, grasso, pieno di grassi saturi, pieno di porcherie come acidi grassi idrogenati, pieno di tutte le schifezze che noi mettiamo dentro con l'alimentazione. L'insulina c'è ma non arriva. Dall'altra posso avere a livello di membrane delle cellule, tutte le membrane cellulari, in pratica delle cellule, quelle che hanno necessità del glucosio, hanno dei recettori per l'insulina, quindi l'insulina arriva, è la chiave, entra nella toppa, apre la membrana ed entra lo zucchero nella cellula che lo porta via dal sangue e io ho il calo di zuccheri che è importantissimo per la vita. Bene, se io ho le membrane cellulari che sono una schifezza, ho il sangue acido e quindi la membrana cellulare perde la carica elettrostatica negativa, quindi i globuli, le membrane iniziano a appiccicarsi, io ho l'insulina ma non mi serve e potrei andare avanti all'infinito. Il fegato è l'organo che metabolizza i grassi, quindi per me uno degli organi più importanti nell'ambito del diabete è il fegato. Tutti guardano solo le cellule beta del pancreas, limitativo. Allarghiamo il nostro orizzonte e nell'ambito del diabete, quello che ho visto io, casi che hanno cestinato l'insulina dopo anche 16 anni, non sto parlando di persone che hanno usato la pastiglia, sto parlando di persone che usavano 80 unità al giorno.
se c'è qualche diabetico può capire cosa vuol dire. Questa persona aveva diabete di tipo 2 ma con i sintomi del tipo 1, 80 unità sono tantissime, sarebbe finito in sedia a rotelle di sicuro se non avesse modificato almeno lo stile di vita. Che cosa hanno fatto? Periodo di crudismo. Non si scappa da questo. Nel periodo di crudismo, un periodo a un certo punto che può essere di, non lo dico perché è meglio, un periodo di crudismo, che cosa avviene all'organismo? Avviene la disintossicazione, avviene il ripristino delle funzionalità fegato, intestino e pancreas, e pian piano io devo buttare via l'insulina, devo ridurla perché sennò rischio l'ipoglicemia a parità di insulina. Quindi è avvenuto quello che avviene in tutti, perché queste persone hanno avuto lo stesso iter tutte quante. Cambio di stile di vita, vedere la vita anche sotto una certa altra ottica, ma lo stile di vita in questo caso alimentare è fondamentale. Se non passo per il crudismo ho seri dubbi che uno potrà certamente migliorare, questo è poco ma tanto sicuro, e convivere, ma se uno vuole cestinare come queste persone, uno dopo 9 anni, uno dopo 12 anni e uno dopo 16 anni di insulina, uno non aveva neanche più l'addome da quanto era nero per le punture, quindi doveva farsi nelle gambe con dolori anche incredibili. E uno di questi è anche uno sportivo che fa uno sport tipo triathlon, è vegano, è diventato vegano, alla faccia di coloro che dicono che servono le proteine per avere un determinato spunto per quanto riguarda determinati sport molto intensi, è un'idiozia, sì, facilmente dimostrabile, ma nell'ambito del diabete è questo, bisogna ripristinare la funzionalità del fegato, del pancreas, attraverso un'alimentazione prettamente crudista. Se io non butto dentro gli enzimi, che si trovano su una roba cruda, il pancreas continua a secernere enzimi, quindi io sfibro un organo che è basilare. Ma neanche la pasta? No, assolutamente no. 100% crudismo? Inizialmente sì. Frutta, verdura, biologica? Assolutamente sì, meglio ancora biodinamica. Frutta, verdura, germogli, noci, mandorle, pistacchi, nacardi, pinoli, eccetera. Allora, facciamo le domande. Il periodo è relativo, perché questa persona qua, che è la prima che ho conosciuto, ha fatto un mese, poi stava per così bene, aveva già buttato via l'insulina dopo 3 giorni, perché il processo è immediato. Quindi 3 giorni ha buttato via l'insulina, ha dovuto, perché va in ipo, che è molto più rischioso dell'iperglicemia, naturalmente quando va su tanto è un conto, quando va giù rischi il coma e rischi anche la morte. E dopo 3 giorni tutti questi hanno buttato via l'insulina, però ho detto faccio un mese, dopo si è trovato talmente bene che ha fatto 2 mesi, poi ma che mi fa fare 3 mesi, è andato avanti circa 3 mesi, poi pian piano ha reintrodotto i cereali integrali, i legumi e le cose cotte a spizzichi e bocconi. L'altro invece ha avuto uno sprint enorme, perché ha iniziato a introdurre la cosa cotta in poco tempo, poche settimane proprio la roba cotta, è partito però come un regime crudista ed è partito a novembre, quindi ha avuto le sue difficoltà, quindi un conto adesso, un conto a novembre, parlo di crudità. Vorrei sapere io ho 60 anni e sto bene, mi sento bene, quindi credo di stare bene. Al massimo, visto che è venuto fuori il discorso, durante la notte mi alzo una volta per fare la TV. Se devo fare degli esami, se è importante alla mia età fare qualcosa, qual è l'esame che sia importante? Siccome sto riprendendo, purtroppo hai trovato la persona sbagliata a fare questa domanda. Perché io posso dirti semplicemente, il mio stile di vita è sano, lì andrei a vedere quello se è veramente sano, nel senso che quando uno inizia e abbraccia quello che è lo stile di vita, io parlo perché sto vivendo l'aspetto dell'igiene naturale, quindi alimentazione di un certo tipo, utilizzo dell'acqua, utilizzo della pelle per far uscire le tossine, utilizzo di saune, eccetera, eccetera, cioè tutto quello che rientra e viene contemplato a livello dell'igiene naturale, Pitagora, Ippocrate, per intenderci, che usavano l'acqua fredda già 2500 anni fa. Quindi a me è sempre tutto relativo, a me vengono persone anche che sono vegani da 25 anni, dico, io sono vegano, non vuol dire niente, perché sono vegani che fanno errori enormi. Cioè mangiare alle 11 di sera i biscotti vegani col tè non è igienistico, perché vai a squilibrare il fegato, pancreas, dormi male, non ti rigeneri di notte perché la guarigione è durante il digiuno notturno, alla mattina ti alzi che sei più stanco e inizia un processo, infatti vedo vegani che si ammalano. Quindi io non uso mai le etichette, perché non vogliono dire nulla. Certamente i vegani fanno molti meno errori di tutti gli altri eliminando le proteine animali, però c'è un contesto di sano vivere,
e quindi per me dieta, stile di vita che abbraccia il veganesimo ma con le corrette combinazioni, le sequenze alimentari che sono ancora più potenti, quindi l'ordine con cui mangi gli alimenti, e mangiare dopo cena, che sia vegano o no, è un errore, punto, per la natura umana. Quindi quando uno inizia a sapere i meccanismi biologici umani, la natura come funziona, capisce anche qual è lo stile più idoneo. Dalle 4 di mattina a mezzogiorno noi buttiamo fuori le tossine, ciclo eliminativo, lingua sporca, sudore, dalle 4 di mattina dopo l'orario del fegato, che è dall'1 alle 3, quindi l'organismo si depura, lingua sporca, gialla, bianca, spero non nera perché sennò è grave, ecco, fino a mezzogiorno. Meno io mangio, meglio è, per la natura che si depura. Per quello quando dicono diete, colazione da re, pranzo da principe, cena a poveri, punto di vista igienistico, facilmente smentibile. Io ero nell'ambito di quel paradigma, quindi se io saltavo la mia colazione con pane fatto in casa biologico, marmellata biologica, io mi rovinavo la giornata se saltavo, e però alle 10, 10 e mezza avevo i crampi, avevo i buchi nello stomaco e non capivo. Ho sempre detto che la colazione deve essere strabbondante, poi ho dovuto sbatterci la testa, ho fatto 1 anno e mezzo senza colazione e ho capito invece le potenzialità che l'essere umano. Quindi dalle 4 di mattina a mezzogiorno meno mangio, meglio è. La frutta è perfetta, acqua, vitamine, minerali, enzimi, fibre, ormoni, veloce da digerire, non rompo le scatole ai processi di espulsione. Ma la frutta alle 12 o prima delle 12? No, colazione, colazione, merenda, quanto ne vuoi. Ah, ecco. Da mezzogiorno alle 20, due cicli, cioè il ciclo di appropriazione. Io mangio, io parlo naturalmente dell'organismo, quindi due pranzo e cena, fino alle 20. Dalle 20 alle 4 di mattina c'è il ciclo di assimilazione, noi assimiliamo di notte, ecco perché la guarigione avviene durante il digiuno notturno. Pochi pensano che qui, sapete meglio di me, che nel mondo della natura quando un animale è ferito non si fa il brodino di carne o lo stracchino, digiuna, quella terapia, aspetta una forza di autoguarigione. Ecco, noi ci autoguariamo ogni notte, nel digiuno notturno, quindi io più prolungo dalla cena al pranzo, io ho quasi un digiuno, quasi completo, ogni giorno, per tutti i giorni della mia vita. Quindi tu potenzi le capacità di autoguarigione. Quindi analizza quello che è il tuo stile di vita. Io cioè, non dico di fare esami, io non ne faccio assolutamente, ma non posso dire quello che uno deve fare, ognuno deve prendere la propria responsabilità. Io dico informatevi adeguatamente, poi potete essere liberi, siete, sarete liberi di decidere quello che è il percorso migliore per me. Ricordando sempre, l'ho detto 3 volte, questa è la 4ª, chi più cerca più trova. Devo essere poi anche preparato nel caso che sto bene, faccio un esame e viene fuori qualcosa, devo anche essere preparato. E qui per coloro che sanno quella che è la nuova medicina germanica, ecco, di Hammer, potrebbe capire qualcosa in più. Chi fa sorvegliare, insomma? Non capisco. Daniel Rodano. Cioè, il gesto l'ho capito. No, che per cercare indagare se... Esatto, grazie. Va bene mischiare il pronta verdura come frullato o come centrifugato? Oppure teniamo le fibre con il frullato? La terza che hai detto. Quindi il top, la scala, dal punto di vista della natura umana, è frutta intera, di stagione, no, melone a Capodanno, perché non ci azzecca, si direbbe qua, ecco. Quindi frutta fresca di stagione, agricoltura biologica, meglio ancora biodinamica. Un frutto sempre alla volta, l'ideale, un frutto alla volta. Quindi non mischiarli. Mai le macedonie, perché sono indigeribili, processi diversi digestivi, frutta dolce, esatto, e l'ideale. Poi si possono fare anche dei miscugli tra verdure, per esempio carote e mele, straordinari. Però sempre un frutto alla volta. E a distanza di un'ora? Un frutto un'ora? Dopo sì, un'ora, un'ora, in un'ora è già passato dallo stomaco, certo. Ma perché? E la fibra è meglio tenerla? Bravo, stavo dicendo, frutta intera, frullati e centrifugati. Con la centrifuga si porta via un po' di fibra, che va bene per coloro che inizialmente hanno problemi di intestino. Perché tanti mi dicono, ho i diverticoli, non posso. Sì, ma non è un problema della frutta e della verdura, è un problema tuo dell'intestino. Come fare? Digiuno per riposare la mucosa gastrica e l'intestino, che si ripara in circa 8 giorni, e non serve un mese. In 8 giorni rifacciamo la mucosa dello stomaco e anche degli intestini, riposo fisiologico, sarebbe il digiuno, e poi pian piano reintroduco quello che le crudità che prima mi facevano male poi non mi fanno più male. Quindi l'errore in termini è quello che la roba cruda mi fa male, la elimino. Errore grave, perché è proprio la roba cruda che andrà a curare, perché l'enzima oltre i 60 gradi non esiste, quindi la cottura debilita una delle cose più importanti degli alimenti.
che sono gli enzimi. Ma perché un frutto alla volta? Perché un frutto alla volta e non di piante? Un tipo di frutto. Un tipo di frutto. Perché se nel momento in cui iniziamo a mescolare frutta acida, che è un percorso digestivo un po' più lungo, alla frutta dolce, che è un altro tipo di percorso, non è che fa male, prolunghi solo la digestione. Siccome l'obiettivo dell'essere umano è avere digestioni veloci per avere più energia, io sono cresciuto per tutta la mia vita pensando che più mangio più energia, è esattamente il contrario. Quindi io più veloce ho la mia digestione, più energia io ricevo. Quindi se metti alimenti, che ecco perché le corrette combinazioni, le sequenze, per avere delle digestioni non incasinate, per avere più energia possibile. Quindi il frutto è sempre meglio, un tipo alla volta. Io voglio mangiarmi adesso, io mangio via un chilo di ciliegie al giorno, minimo, come minimo un chilo al giorno. Le mangio, non è che mi mangio tre ciliegie e poi no perché mi fa male, cioè un tipo alla volta intendo una famiglia. Oppure puoi mettere insieme la frutta acida con acida, quindi limone, puoi mettere insieme con l'ananas, le fragole, spremute, i pompelmi, parlo naturalmente nel periodo stagionale, eh. Quindi acida con acida, dolce con dolce, semiacida con semiacida, questo è l'ideale. Le macedonie come vengono fatte oggi, per me, non sono consone per la fisiologia umana. Volevo sapere qualche cosa sulle allergie. Possono, diciamo... Io non posso dire che cosa si deve fare nell'allergia, perché per fortuna, non dico per fortuna, non sono medico, ma per fortuna vedo un mio amico medico a Padova, ha preso 3 anni di carcere, adesso dovremmo andare al secondo appello, un medico di famiglia indagato e la sentenza del primo appello gli ha dato 3 anni di carcere. Un medico, quindi ecco, lo dico sempre per fortuna che non lo sono, ecco, io ragiono sempre a monte, non guardo l'allergia. Vado a capire, l'allergia, l'organismo è acidificato, intossicato, quindi devo disintossicare il corpo e alcalinizzarlo e vedrò l'allergia sparire, quello che vedo io. Da noi si dice in Veneto, sfogo di pelle, salute di budelle, cioè di intestini. Tutto quello che esce nella pelle è l'organismo che nella sua perfetta sapienza cerca di scaricare fuori, perché è uno degli organi motori più grandi e importanti che abbiamo. Noi cosa facciamo? Cortisone, pomate anche naturali, no, io devo sistemare gli intestini, disintossicare, vedrò che la pelle sparirà. Io non guardo mai il sintomo, devo andare a monte del problema. E un'allergia di tutti i tipi, il sistema è intossicato. Con quello che ho detto prima, con uno stile di vita di un certo tipo. Allora, io so che le banane, per digerire le banane ci vogliono 2 ore e mezza. Hanno detto. E, lei le consiglia? No, banane. Ci sono frutti locali che non hanno nessun problema, poi se uno ogni tanto vuole mangiarsi la banana non è lì il problema, tanti che si focalizzano su questo tipo di frutta, è un frutto che non ci appartiene e non fa parte della nostra località, però con questo non vuol dire che uno non debba mangiarlo. L'importante è che uno mangia solo banane, perché andrà incontro a carenze. Quindi banana è uno dei pochi frutti che ha amido. Quindi non solo va masticato, ma va strainsalivato, perché l'enzima per gli amidi lo abbiamo in bocca. Quindi se tu mi mangi giù una banana veloce, sarà una bomba nello stomaco. Adesso i tempi, non so dirti 2 ore e mezza, io quando le mangio non ho nessun problema digestivo perché la insalivo correttamente. Ma mangiare la mattina va bene? No, per me l'ideale è la mattina, adesso è frutta di stagione. E adesso fragole, ciliegie, parlo naturalmente per la mia località, ma presumo che sarà anche qua, fragole, ciliegie, adesso ci sono le albicocche, le pesche, tra poco i meloni, le angurie, parlo sempre della mia località. Ma yogurt, queste cose no? No, yogurt no. Allora, prima hai accennato un attimino a un'eliminazione delle tossine attraverso la pelle, sembra con... Stai dicendo con delle applicazioni di acqua fredda? No, ho capito sì, male? Sì, sì, non ho capito benissimo. Potresti spiegare un pochino meglio di cosa si tratta? Certo, velocemente, perché sì. È molto importante questa. Anche qua 2 ore e mezza impiego per spiegare che cosa fa l'acqua e come usarla, però potete trovare delle pubblicazioni che sono molto valide. L'essere umano ha 4 grandi emuntori. Emuntori vuol dire organi che buttano fuori dal corpo, cioè la natura, dobbiamo capire, io me ne sto rendendo conto ogni giorno che passa, è di una perfezione strabiliante. Noi facciamo di tutto per andare contro la natura. Nella natura, cioè il Padre Eterno per chi ci crede, la natura in generale per chi non ci crede, non importa, il concetto è questo. 4 organi emuntori, gli intestini,
Ecco perché per me il tumore non è il male del secolo, ma è la stitichezza, il male del secolo. Vi posso assicurare che 9 persone su 10 sono stitiche. No, ma io vado ogni giorno, quante volte? Una, stitico. Tibia. Lasciamo perdere. L'intestino deve andare dalle 2 alle 3 volte al giorno. Si può, lo posso assicurare. Dobbiamo morire di nascita. Ve lo posso assicurare che si può. Ho visto persone che andavano una volta ogni 8 giorni. E adesso vanno ogni giorno senza fermenti lattici, senza yogurt, senza latticini, perché il latticino fa la scarica di diarrea, perché è logico, l'organismo butta fuori il veleno, quindi ecco. E tornando al discorso, quindi l'intestino deve lavorare. Primo organo per me più importante in assoluto, proprio per la disintossicazione. Non butto fuori le tossine, mucosa intestinale, sangue. Hanno trovato vermi dentro il cervello, parassiti dentro il cervello. Fa capire che il sangue bagna tutto, la barriera ematoencefalica, che ne dicono che è una membrana che non protegge noi. Infatti abbiamo mercurio, alluminio e chi più ne ha ne mette. Perfino candida, quindi potremmo parlare anche di malattie tipo psichiatrico, e anche parassiti intestinali nel cervello. Questo è l'intestino il problema. Quindi il primo emuntore è l'intestino. Io devo andare in bagno ogni giorno. Ecco cosa serve la fibra, andare in bagno ogni giorno. Sentirete in giro dire qualcuno che non abbiamo l'enzima per la cellulosa, quindi devo mangiare meno roba cruda. Errore gravissimo. La natura è perfetta, non c'è altro l'enzima, perché noi la fibra non dobbiamo digerirla. La fibra si gonfia di acqua e fa la fece, quella dei cereali integrali irrita la mucosa e la mucosa scarica, ecco la peristalsi. La natura è miracolosa, quindi il mio intestino deve lavorare. L'altro sono i reni, urina. L'altro è il polmone, respirazione. Il quarto, più importante, cioè il più grande del corpo, è la pelle. Con questi centinaia di milioni di pori, il Padre Eterno ci ha dato un organo bucato che respira, ma anche butta fuori. Qui noi vestiti sintetici blocchiamo la pelle. Non usiamo e non muoviamo più il corpo, quindi non usiamo la pelle, non sudiamo, non scarichiamo fuori. Quindi la pelle è sempre più fredda. In quando la pelle è fredda, tu non butti fuori tramite la pelle, e questi dove vanno? Se l'intestino ti va bene, accendi anche un cero a qualche santo e magari può andare bene. Se l'intestino normalmente non funziona, gli altri non ce la fanno e noi accumuliamo le tossine, e quando siamo a un certo punto scattano le malattie. La pelle viene riattivata tramite l'utilizzo dell'acqua fredda. Quindi spugnature, fregagioni. Conoscerete tutti i bagni derivativi, che è più una zona locale, ma molto più potenti sono le spugnature di mattina sulla pelle nuda con un piccolo asciugamano, acqua fredda, si frega proprio, c'è proprio una tecnica, ma è 5 minuti di orologio. Voi vedrete l'acqua nel rubinetto, nel lavandino, che sembra quasi latte, e non è solo pelle, perché voi potete esservi appena lavati e bruschettati, voi troverete le tossine anche nell'acqua del lavandino. Quindi ogni giorno, o fare dei periodi, voi utilizzate la pelle come organo emuntore e scaricate fuori. Quindi muovere il corpo, logico, muovere il corpo e l'utilizzo dell'acqua fredda. Ma ci sono anche i bagni d'aria che sono importanti. I bagni? D'aria. Uscire, non certo adesso, ma nel periodo quando l'aria è bella frizzante, uscire per qualche secondo, per arrivare a qualche minuto, in braghette corte, in mutande, secondo uno dove abita, e utilizzare lo scontro termico dell'aria fredda. Perché cosa avviene con l'acqua e con l'aria? Quando io metto l'acqua fredda, il sangue scappa dal freddo, il sangue è il portatore del calore, quindi il sangue torna dentro la periferia, va all'interno, ma poi ritorna in periferia, e voi vi troverete poi tutta la pelle rossa, e andando fuori, quella che l'abate Kneipp chiamava pompa ematica, voi fate un lavaggio del sangue. Quindi se usate la sauna, per esempio, che è esattamente il contrario, però si sfrutta il calore della sauna per aprire i pori, far richiamare sangue, se poi fate le spugnature diventa una strategia miracolosa proprio. Bagno turco uguale? No, le saune andrebbero fatte sempre con la testa fuori, quindi ci sono delle cabine, le trovate a 50 euro, 2 pizze in meno, e vi fate un regalo straordinario, oppure se volete spendere qualcosa di più, avete qualcosa di più, io ho preso quella a 50 euro e mi trovo benissimo. Quindi se è seduto, la testa deve sempre stare fuori dal caldo, e perché non sopporta molto il calore ed è bene non tenere a certe temperature. Quindi nella vostra sauna casalinga, che sta dentro il box doccia, vi potete fare la sauna, poi doccia fredda che chiudete i pori e rinate. Ecco, io rinate,
posso testimoniare, anche perché è una persona in carne ed ossa che si può anche contattare. A Padova c'è una donna di circa 52 anni, diagnosi di sclerosi, non ha neanche più le cicatrici oggi, risonanza che parla. Questa ha fatto cose che forse pochi umani avrebbero fatto, tra cui digiuni, saune, spugnature ogni mattina, però probabilmente lo farei anch'io se mi venisse mai fatto una diagnosi di sclerosi. Quindi quello che voglio dire è: la natura è miracolosa. L'essere umano ha tutte le potenzialità per guarire da qualsiasi situazione. Dovere morale, poi ognuno farà quello che meglio crede, dovremmo metterci in armonia con le leggi della natura. La natura ci ha contemplato un essere non carnivoro, tanto per capire. Siamo un essere alcalino, non acido come i carnivori. Quindi già questo ci dice che l'alimentazione è di un certo tipo. Se poi ci mettiamo dentro le corrette combinazioni, le sequenze alimentari, l'utilizzo della pelle, eccetera, eccetera, voi vi mettete in un vero percorso preventivo. Dopo c'è sempre il destino, quindi io non entro nell'ambito. Un'altra domanda. Senta, una domanda. Certo. Io, anzi due, amo mangiare la frutta alla fine del pasto. Questo penso sia... Apposta l'ho chiesto. Dove posso attingere conoscere queste sequenze, combinazioni alimentari, da dove posso attingere? Ci sono parecchi libri, anche qua mi pare di averne visto, quindi un qualsiasi tipo di corrente combinazione, però dal punto di vista dell'igiene naturale, perché una delle poche che tratta le sequenze, partire sempre dai cibi più semplici, crudi, ricchi di acqua. Quindi si parte sempre dalle crudità, pranzo e cena, sempre dalle crudità prima. E la frutta alla fine? Quello è un grosso errore per me. La frutta è ricca di zuccheri, se trova qualcosa nello stomaco e lo trova, va in fermentazione alcolica, produce alcol, anidride carbonica, acido acetico, gas e tossine. Quindi uno si fa del male più che bene. La frutta per me è l'alimento per eccellenza, però andrebbe mangiato separatamente. Infatti per me la regola aurea, per me, per l'igiene naturale, è la frutta rigorosamente. Chi prova non torna più indietro, stomaco vuoto, veloce, zuccheri, vitamine, minerali, enzimi, ormoni, tutto quello che serve, fibra, molto veloce, ad eccezione di 4 banane non masticate, perché ci credo che possono rimanere lì per 2 ore, 2 ore e mezza, ma il resto normalmente, se non abbiamo problemi, in 1 ora e mezza l'abbiamo nel sangue. Sapete cosa vuol dire? Stomaco va giù, intestino tenue, assorbimento, fegato, vena porta, villi, eccetera, 1 ora e mezza. Quindi è l'alimento del Padre Eterno, l'alimento della natura. Però se lo mangio male può diventare anche... Esatto. Si può prendere un frullato, per esempio. Sì, sempre lontano dai pasti. Qualche informazione sulle amalgame delle otturazioni di mercurio, perché la medicina ufficiale dice che fa più male toglierla che tenerlo, cioè non ci sono degli studi che dimostrano che faccia male chi ce l'ha, anche perché ce l'abbiamo tutti quasi. E appunto, ecco, cosa ne pensi tu? Allora, è una mezza verità, nel senso che è vero se vengono tolte male. Io ho visto persone rovinate togliendo, esatto, senza la diga, l'aspiratore, per te e anche per medico, perché sono talmente nell'ignoranza che tranquillamente col trapano si vaporizza il mercurio, quindi va direttamente in circolo e ci sono problemi seri anche a livello di medici odontoiatri, e non a caso, è proprio un utilizzo sconsiderato. Quindi va sempre valutato caso per caso, se è scoperta, quante ce ne sono, anche perché tu nell'arco di anni, decenni, l'organismo, anche se ne mangi sempre, ha trovato il proprio equilibrio. Quindi se togli di punto in bianco, che ne so, 5 amalgame in colpo solo, hai uno squilibrio. Non sto dicendo che vanno tenute, io le ho tolte con gradualità, con attenzione, alimentazione rigorosa, bere tantissimo per aiutare il drenaggio e mi trovo benissimo. Quindi sono per toglierle, sono un veleno in bocca, ma con intelligenza e sapienza, eh? È molto importante questo. Vuol dire qualcosa, non ho capito bene le sequenze alimentari. Se c'è qualche testo che parla delle sequenze. Vengono contemplate nell'ambito delle corrette combinazioni, c'è proprio il capitolo sequenze, ma è di una stupidità che partire sempre dalle cose crude, punto. Il motivo? Perché i cibi crudi sono più ricchi di acqua e quindi sono i più veloci da digerire. Se io li mangio dopo, arrivano, trovano pasta asciutta, riso integrale, tutto quello che volete, un legume, si bloccano lì e siccome i cibi più ricchi di acqua sono quelli anche che hanno più fibra, zucchero, eccetera, vanno in fermentazione.
e quindi mi trovo gas, irritazione alla mucosa gastrica e tossine con alimento perfetto. Quindi la regola aurea è sempre prima, perché nessuno vi ha detto che lo stomaco non è un pignatone, un pentolone dove c'è un frullatore che tutto mescola. Lo stomaco è un organo che digerisce a strati. La prima cosa che io mangio arriva giù e fa il tappo. Se la prima cosa che mangio sono un cotechino, e qui lo faccio apposta, che mi rimarrà nello stomaco, 5-6 ore, tutto quello che arriva dopo, che sia frutta, verdura, va in fermentazione, cioè a 39-40 gradi che abbiamo temperatura dentro, inizia a bollire. Se invece la verdura cruda la mangio prima, è molto veloce, passa, poi arriva il cereale, arriva il legume, arriva quello che voi mangiate, ed è tutto più veloce. Provare, perché io dico sempre, anche quando parlo e faccio i corsi, dico non credete neanche ad una parola. La pizza è uno degli alimenti più indigeribili che ci sia, per il lievito, per l'impasto, per gli ingredienti. Ecco, a parità di ingredienti, quindi prendetevi sempre la solita pizza, prima fatemi portare un'insalata mista, vedrete come cambia da così a così. La notte, se no continua a fermentare dentro, piuttosto che tossine di notte, perché è deleteria la pizza, provate con le verdure crude prima e capirete il senso delle sequenze, che per me sono ancora più potenti delle corrette combinazioni. Quindi io non tornerò mai indietro, mi capita in certe realtà che non c'è, non muore nessuno, ma quando uno inizia, partire sempre con le crudite, come fanno in altri paesi. Sempre con le crudite. Quindi la sequenza è una. Prima il crudo e poi il cotto. La sequenza è partire sempre dall'alimento più semplice e arrivare al più complesso. Il più complesso sono sempre quelli cotti. È più semplice al complesso, non è un esempio. Crudo è semplice, cotto, qualsiasi cosa cotta è complessa. Allora, basta guardare, la cena di stasera, cioè l'insalata mista, noi mettiamo sempre l'insalata, vieni sempre. Era qua. Pasta e fagioli, dolce. Questo è un esempio di sequenza. Certo, il dolce lo toglierei io. Aspetta che c'è. Ritorno alla frutta a fine pasto. Ho letto, anch'io non mangio la frutta a fine pasto, la mangio sempre la mattina e basta, però ho letto che la mela e l'ananas, e mi sembra anche la papaya, sono gli unici frutti che possono essere mangiati a fine pasto senza la fermentazione, è vero? E confermo, non lo dico mai appositamente per non creare confusione, io ho preso la regola, la frutta per me è 3 pasti al giorno, come dicono le ricerche mediche ufficiali, per allontanare tutti i problemi di tutte le malattie, minimo 3 pasti di frutta, io li faccio colazione, merenda, merenda il pomeriggio. Anch'io. Chiudo. Stop. È solo perché l'ho letto, io sì, pasta non mangio la mela, la mangio la mattina, però ho letto che al limite se uno vuole non li fa, non li fa male. Confermo, perché hanno confermiamo. Hanno degli enzimi che migliorano la digestione, soprattutto delle proteine, ma io consiglio proprio, tenete lontane e abbondate, lontano dai pasti, è proprio la regola, che poi diventa vostra, prendo l'abitudine, poi entra nell'inconscio e diventa un meccanismo questa volta sano. Senta, può dire qualcosa circa i disturbi della tiroide, in particolare la tiroidite, di Hashimoto, cioè il significato simbolico di questo disturbo? Simbolico? No. Io dico dal punto di vista dell'igiene naturale. Sì, ecco. Abbiamo sempre a che fare con, siccome il precetto, che non è un dogma ma è facilmente spiegabile, perché è solo l'igiene naturale in grado di spiegare tutte le patologie, le 40.000 definizioni di malattie che la medicina dà. Per l'igiene, una è tossemia. Quando io capisco questo, devo andare sempre a monte del problema e visto persone buttare via le Eutirox. Sì. Avendo... la prima cosa che fanno è dare l'Eutirox e quindi mettere proprio fuori uso la tiroide. Bravissima. Purtroppo a Padova c'è, qui devo dire invece, grande la direttrice del British Medical Journal, purtroppo a Padova c'è un medico chirurgo donna che, parlo con dati alla mano, qualsiasi donna che va là con dei parametri squilibrati, che abbiamo capito la sciocchezza, gli cava via la tiroide e quindi quella diventerà una paziente per tutta la vita, le Eutirox e le ditte farmaceutiche che ci sono dietro. Ecco, non commento perché ci sono telecamere e microfoni, però avete già capito, è già arrivato il mio pensiero. Ecco, io invece ho visto persone con un frammento di tiroide che con uno stile di vita di un certo tipo, questo ridotto e buttato via, adesso sta benissimo. Come anche nel pancreas, non deve funzionare nel 100%, basta poco e la natura è straordinaria. Per quanto riguarda le malattie autoimmuni, stiamo nella stessa identica barca. Nelle malattie autoimmuni ci sono sempre più evidenze scientifiche, vi consiglio The China Study, che parlano di
danni dei latticini, soprattutto latte, latticini, e generalizzando proprio, perché si è visto soprattutto nel diabete tipo 1 e nelle malattie cosiddette autoimmuni. Il diabete tipo 1 si sa che è autoimmuno, dicono loro, e nell'Hashimoto dicono autoimmuni. Che cosa avviene nel momento in cui io metto dentro un organismo che non c'entra assolutamente nulla, come la caseina dei latticini, latte e formaggi in generale? La caseina, purtroppo, io dico per fortuna perché non è a caso, ha la struttura quasi identica a alcune proteine del corpo, soprattutto del pancreas. Quindi il sistema immunitario, quando entra la caseina, se finiscono dei frammenti nel sangue non ci può stare nulla se non le cellule che ci devono stare nel sangue, e interviene il sistema immunitario, attacca la caseina, purtroppo avendo la struttura quasi identica alle cellule beta del pancreas, attacca anche le cellule beta del pancreas, il sistema immunitario, quindi non riesce a distinguere tra cellule beta del pancreas e caseina, perché la struttura è quasi simile, è logico che siamo in piena intossicazione. Quindi in un discorso di tiroidite, io la prima cosa che farei, che già faccio stando bene, quello di regime vegano anche molto ristretto, eliminazione totale dei proteine animali, soprattutto latte e latticini, e frutta e verdura, centrifugati, eccetera, e vedrei delle cose molto interessanti. Grazie. Prego. No, detto, non è una curiosità, però per invogliare un po', diciamo, a scegliere un certo stile di vita, a cambiare dopo tutto quello che lei sta dicendo questa sera, velocemente, cioè, che cos'è che l'ha fatto, che ha fatto cambiare lei? Come ha fatto? Cioè, poche cose, non è che vogliamo sapere la sua vita, così, cioè, pochi piccoli, diciamo, segni che ci può dare, magari, che uscendo da qui poi anche noi siamo veramente, perché è tutto bello sentirlo, sì, qua io che voglio fare, però poi uscendo dopo 10 passi già uno comincia a vedere la pizzeria, vede quella. Invece, se lei ci può lasciare qualcosa, perlomeno a chi poi vuole veramente cambiare, perché magari la voglia c'è ma non c'è la forza. Certo. Allora, sì. E grazie per la domanda, nel senso che velocemente quella che è stata la mia esperienza, sì. Da oltre 20 anni sono nell'ambito del cosiddetto alternativo. Medicina tradizionale cinese, shiatsu, ho fatto periodo di macrobiotica errata perché ero grigio-verde, quindi mi vedevo malato, nonostante la macrobiotica abbia delle cose interessanti, però mi vedevo grigio-verde, che non è proprio il colore della salute. Non capivo come mai. Poi sono andato avanti, sono tornato onnivoro, mangiavo di tutto e di più, e iniziavo però a vedere, cercando di osservare, perché sono un grande osservatore, poi grazie anche a quello che porto avanti, sono sempre a conferenze, sono venuto a contatto con, posso dire, migliaia di persone, iniziamo a vedere, abbiamo un tumore, sclerosi, Parkinson, Alzheimer, eccetera, eccetera, una crescita esponenziale di malattie cronico-degenerative, e mi chiedevo, c'è qualcosa che non torna? Ed è stato lì il punto. Io non sono partito come tanti a livello di genere naturale che sono arrivati qui con un tumore, tanti, ci sono arrivati perché hanno dovuto tirarsi sulle maniche ed autoarrangiarsi. Io quello che consiglio sempre è partite stando bene. È lì il segreto, partire nel momento in cui io sto bene o apparentemente bene, non interessa, ma è fare vera prevenzione, non è arrivare con la sclerosi, perché poi è tutto più complesso, non è arrivare col tumore, è tutto più complesso, è cercare di mettere in discussione il proprio stile di vita tramite che cosa? Modo di pensare, nel nostro mondo emozionale, alimentazione. Io sono partito dall'alimentazione, mi è capitato tra le mani la dieta senza muco, la via di guarigione della dieta senza muco per le mani, e mi è risuonata e ho provato. Ma uno deve fare da sé o si deve rivolgere a qualcuno? E a chi possiamo rivolgerci? Ecco, anche questo è un problema. Io ho fatto da me, l'ho fatto completamente da solo, con gradualità, ho fatto degli errori, infatti io vado in giro a spiegare quali sono gli errori, con gradualità si può fare tutto. Non ho fatto benenza sull'acqua, quindi figuriamoci. L'errore cosa ho fatto? Da onnivoro, qual ero? Ero 80 kg, sono passato, che cosa? Posso assicurare che sono molto meno, sono passato da onnivoro a una dieta neanche vegana, ho eliminato tutto se non le foglie verdi e la frutta, che è la dieta senza muco, quindi ho iniziato a spurgare muco, non vi dico da dove, potete solo immaginarlo. Ecco, quelli sono errori, quello è un percorso terapeutico. Quello che consiglio, la prima cosa da fare è eliminare tutto ciò che è bianco. E già avete capito che cosa è bianco, sì. Tutto ciò che è raffinato, latte, latticini, farinace, tutto quello che è bianco, cioè raffinato, compreso anche naturalmente latte e latticini.
eliminare, qua posso dirlo, ma se uno volete ridurre, io non cerco di dare dei precetti che uno poi mi deve ascoltare pure, no, io ho eliminato completamente tutte le proteine animali, mettere dentro tutto quello che è vivo, no, che cammina o che striscia, mi raccomando, perché quando parlo di crudo, adesso qui, no, ma quando parlo di crudo non intendo il sushi, o il carpaccio, quando parlo di crudo parlo tutto quello che la natura ci dona, qui frutta, verdura, germogli, noci, legumi, tutti i tipi di noci di sto mondo, noci di mandorle, pecane, avanacardi, pinoli, noci di macadamia, eccetera, che sono tantissime, noi conosciamo solo le noci a Capodanno. E noccioline, che sono tanto buone, no, eh? Le noccioline, certo. Assolutamente. Assolutamente sì, quello che tre un po' meno sono gli arachidi, perché sono un legume, quindi da prendere un po' con le molle. E una volta che ho eliminato tutto ciò che è raffinato, ho messo dentro tutto quello che è vivo e crudo con le corrette combinazioni e sequenze, ho eliminato le proteine animali, voi avete fatto un passo enorme, ma ci possiamo arrivare con gradualità. Io ci sono arrivato di maniera dirompente, io ho sbagliato io, perché ne ho pagato con la mia salute. Per bianco intende anche la pasta. Esatto. Questo è il grosso errore che fanno tanti vegetariani e vegani, ma io sono vegetariano, mangio cibo, è come la natura ce lo dona, integro. Quindi il cereale deve essere integrale. Punto. Sì, la pasta integrale. Pasta integrale, riso integrale, ma non solo, cercando di variare anche, sono tantissimi cereali. Io sono cresciuto con la pasta Barilla per 20 anni ed ero stitico, come tutti. Ecco la stitichezza, cibi raffinati, proteine animali, le fibre dove le prendete? Siete stitici per forza, è normale. Bere tanta acqua, perché tutto un po' c'è. Lontano dai pasti, tanta acqua, certo. Ecco, non so se ho risposto, non so andare oltre. Io il consiglio spassionato è, cercate di cambiare quando state bene. Per la sauna, come faccio a trovare quella sauna che ha... in internet. Metti sauna casalinga, ti verranno fuori. Mettiamo l'ordine delle domande, un attimo. Ecco. Faccio per domande a tutti, non c'è problema. Volevo sapere, ma la sera uno può cenare con la frutta? Se può solo frutta o va incontro a carenze? Carenze di cosa? No. Non si può cenare con la frutta. Assolutamente non c'è nessun problema, anzi uno si fa tanto del bene. Infatti quando mi capita tante persone che per lavoro purtroppo hanno a pranzo o le robe sintetiche dei bar o le mense che stendiamo un velo pietoso e quindi va, in certi ambiti purtroppo non tanto sani, per cui dico fatelo quando state bene, faccio fare bene a pranzo, portati via frutta, salti il pranzo, rinati nel giro di poche settimane, rinati, quindi se uno riesce a fare anche una cena, dov'è il problema? Noi stiamo morendo per eccesso proteico, non per carenza. Ma non si può però mischiare la frutta secca con quella fresca, vero? No, io la mescolo e come? Ah, si mescola? Certo. Io tendenzialmente la frutta cosiddetta con guscio oleosa la tengo come snack spezzafame, quindi lontano dai pasti, l'ideale. Quando sono in giro sempre il sacchettino di mandorle, noci, noccioline, eccetera. Oppure come pasto principale, verdure crude cotte, allora abbondi di mandorle, anacardi, pinoli, le proteine, i grassi, gli zuccheri, tutto quello che ti serve. Senza sale, però. Si sarebbe meglio. Vai, la domanda. Ciao. Una domanda. Quando lei parlava ha parlato di carenze, io vorrei aggiungere una cosa, cioè parlare un pochettino anche di energie, perché parliamo di cibo, ma tramite cibo mettiamo energia che comunque se viene dalle piante questa migliore proprio perché acqua è filtrata, c'è energia di sole eccetera eccetera. Io comunque faccio anche la mia ricerca, mia strada personale e devo dire che ho scoperto un grande problema con elettrosensibilità che ho. E allora sotto questo aspetto anche sotto questa direzione sono andata a fare anche certi esami che non lo so perché il dottor Genovesi voleva fare in America o in Inghilterra, non qua, vabbè, c'aveva proprio ragione, comunque sono uscite alcune cose, geni bloccati, qualche polimorfismi, mancanze di enzimi. Queste sono profondità che ho fatto proprio e poi grande acidosi da stress. Questo da stress punto. Che io uso sempre misuratore, ho scoperto naturalmente che soffitto dei miei vicini proprio
brilla luce, cioè lì c'è mille milliwatt proprio a metro, cioè io sono inquinata sempre in notte specialmente, perché non lo sappiamo tutti che per esempio 50 Hz che abbiamo intorno dovunque è proprio un'arma per tiroide, cioè nostra paura viene da attacco continuo della tiroide. Gli americani hanno 60 Hz e sono sovra caricati in cervello, questa è un'altra cosa. Io ho Mitsubishi sopra, cioè sono questi americani su 50 Hz, non so qua, cioè io sento ELF sempre. E questo ELF, il dottor Montagnier ultimamente ha scoperto dall'Associazione Elettrosensibile, cioè questa nota, che ELF fanno proliferare tutti i batteri negativi per l'uomo. Cioè una cosa che dobbiamo sicuramente fare attenzione, allora guardare tutte cose elettriche che usiamo, cioè allontanare, io stavo proprio qui spaurita vicino a questa cosa qui perché mi sentivo proprio male, però come dire, cioè seguo questa dieta diciamo fruttariano e vegetariana perché quel mio stress continuo chiama qualche volta spuntini, diciamo. Ma da quanto tempo la fanno? Cioè elettromagnetismo io ho da 10 anni. No, la dieta, da quanto la sta facendo? Ho fatto da 8 anni, diciamo, tramite il frurati da sola ho iniziato, cioè una gioia, era proprio dopo un mese, dopo queste spremute di carote, di mela, di sedano, di altre cose, cioè mi sono sentita già quasi pulita. Poi alcuni etapi ho detto l'ho passato, anche qui con un gruppetto ho provato a mangiare solo frutta, ma mi sono sentita male, cioè mi hanno iniziato a far male gengive e non so che problema c'era a questo momento, allora sono ritornata e passo dietro. E così potrei parlare personalmente comunque. Grazie. Sì, credo, sento, sì, sono perfettamente d'accordo, l'unica cosa che farei è questa. Che sia elettrosmog, ipersensibilità, l'unica cosa che noi possiamo fare è mettersi in alcalinizzazione i tessuti, il sangue, la linfa, tutto quello. E no, solo acqua, con uno stile di vita, ma attenzione perché certi tipi di pensieri ci acidificano anche più in fretta, paura alla grande se acidifica. Quindi l'unica cosa che potrei fare per quanto riguarda l'elettrosmog è avere uno stile di vita alcalinizzante, e non intendo solo alimentare. Se mi incacchio, sono già acidificato, posso misurarlo con la cartina al tornasole. I pomodori sono acidificanti. In inverno sì, cotti sì, in estate no. Perché no l'acqua durante il pasto? Banalità enorme, nel senso che più bevo più diluisco i succhi gastrici e quindi non mi fa male, però prolungo la digestione. Siccome l'obiettivo è avere digestioni veloci, io bevo, non si deve bere lontano dai pasti quanto uno vuole, quanto il corpo ne necessita. Al pasto meno possibile meglio è. Grazie. Poi alimentandosi partendo con i cibi crudi mettete dentro acqua. Altre domande? È brevissima. Scusi, quindi lei ad ogni pasto consiglia sempre il crudo? Assolutamente sì, pranzo e cena. Tassativo, insomma. È un'altra regola importante come quella della frutta lontanissimo dai pasti, quindi a stomaco vuoto. È un principio. Iniziare comunque qualsiasi pasto così. Con tutto quello che vuoi, che c'è di stagione, vuoi carote alla julienne, zucchina, io mangio gli asparagi crudi che sono straordinari, tutto quello che c'è di stagione, pomodoro, capodanno, e acidifica come, perché a capodanno non ci azzecca niente. Grazie. Prego. Quindi anche tu per i tuberi non vanno mangiati? No, puoi mangiarlo in un percorso di tipo terapeutico, ma il tubero viene migliore la digeribilità con la cottura, se è una minaccia, soprattutto in forno, per esempio la patata in forno con la buccia aumenta la sua energia. Aspettiamo la patata cruda, sì. Signora, patata. Puoi farlo, lo farei nell'ambito terapeutico, ulcera allo stomaco, la mangerei cruda, se no io la mangio cotta.
aspettiamo con il romano. Sì, sì, giustamente. E dunque io sono allergica a qualsiasi tipo di medicinale, tranne antibiotici o cortisone, sennò già sarei morta. E tutti appunto non posso fare cure, qualche cura l'ho fatta con le erbe, e in più sono allergica a cosmesi, metalli, tutto ciò che ossida, e anche a qualche verdura che contiene molto ferro, evidentemente sono partita con allergia ai metalli, al ferro, manganese, zinco, tutto ciò che... E mi hanno detto un negozio qui di borderia che dipende appunto dall'intestino, che dovrei disintossicare gli intestini, e come faccio? Mi hanno parlato di aloe, di... Io non posso rispondere, nel senso che io farei quello che già sto facendo, ha perfettamente ragione, a parte l'aloe, partire dal concetto base, vi ho detto prima, 40.000 malattie diverse per la medicina, una per l'igienismo, tossemia, devo ridurre le tossine, come? Ne ho parlato prima, abbiamo 4 emuntori, se l'intestino non parte non si disintossicherà mai, se non usa la pelle non si disintossicherà mai, a livello renale, questo vabbè possiamo anche sorvolare, se non approccia anche un aspetto di tipo respiratorio di un certo tipo, che tramite i polmoni noi scarichiamo non solo CO2 ma anche tossine, quindi tecniche di respirazione di un certo tipo, lei sta utilizzando tutti gli emuntori per disintossicare. L'alimentazione mette dentro vitamine, minerali, antiossidanti, gli antitumorali, eccetera, e piano piano il suo corpo si disintossicherà. Se uno vuole accelerare, rimane la terapia principe della natura, che si chiama digiuno, non l'ho inventato io, in natura viene questo. Quindi un percorso di un certo tipo con digiuni lunari, magari di giorno solo frutta, 2-3 giorni solo frutta. Io consiglio sempre a cambio di stagione, 3 giorni a base di frutta, frutta del luogo, della stagione. Quindi adesso per esempio 3 giorni con le ciliegie, tu cambi sangue. In estate 3 giorni di anguria, avere sempre un bagno molto vicino. 3 giorni. È un inizio, quindi ti consiglio, approfondisci con libri scritti lì dal punto di vista igienistico sui digiuni e capirai tante cose. Lì si torna indietro senza problemi. Paradossalmente è anche un bene avere certe allergie per certi farmaci. E indica che c'è già un livello tossico, ma paradossalmente tu almeno ne hai usati meno di uno che non ha niente, che butta giù come fossero caramelle. Quindi anche una protezione. Ecco, mia figlia ha una pelle giovanile e il medico le ha prescritto ovviamente una pomada. E tu suggerisci qualche espediente per contrastare una pelle giovanile? Visto che c'è la pelle in mezzo, Certo che sì, certo che sì. L'utilizzo dell'acqua, alimentazione detossificante. Spugnazioni, si può usare l'argilla, cioè a terra, quindi torniamo anche alle nostre origini, ma soprattutto all'alimentazione, e dopo gioca sempre un ruolo importante anche l'aspetto comunque emozionale, una fase sempre delicata, particolare, sì, eccetera. E lo stress, quindi, no? Stress per me vuol dire tutto e niente. Sì, è un termine abusato. No, perché lo stress mi va a bloccare i processi emuntori, ecco che cosa fa lo stress, per quello quando io sono stressato mi aggravo, non è colpa dello stress, lo stress è un cofattore che va a bloccarmi la pelle, gli intestini, i polmoni, e quindi io accumulo più velocemente le tossine, ecco che quando sono sotto stress mi viene di tutto, di lo stress. No, lo stress è un cofattore. La base è l'intossicazione, che parte dal grembo materno, perché siamo intossicati ancora nei 9 mesi di gravidanza. Quello che io vedo, facendo corsi a una 30 di donne in gravidanza, sono tutte stitiche, tutte. In gravidanza, perché ascoltano il medico che gli dice no, una roba cruda perché c'è la toxoplasmosi, se non mangi la roba cruda non puoi andare in bagno, il bambino è già intossicato nel grembo materno. Scusa, l'argilla dove la prende? In erbolisteria? Argilla verde? Allora, c'è una pasta. Senta, lei è un crudista, no? No. 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 Mangio crudo, ma non sono crudista. Ah, ma c'è nel senso che mangia anche crudo? Diciamo che mangio anche cotto, che è meglio. Mangio crudo e anche cotto, però non sono crudista. E quindi lei del crudismo, diciamo, in modo rigoroso lo consigliava per chi ha dei problemi di malattia? Sì. Per quali, cioè per un periodo? Sì. 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 Sì
quello è il percorso. C'è uno, due, tre mesi per ripristinare, diciamo. Posso dire anche meno, però. Per ripristinare, diciamo. Sì. Ma io vedo che lei c'ha un fisico anche abbastanza esile, no? Donando, cioè, per chi fa un lavoro pesante, lo scaricatore di porti, il muratore, questo tipo di alimentazione come si sposa, diciamo? Ma si concilia benissimo, perché se parliamo di crudismo è un conto, se parliamo di un'alimentazione normalissima, nel senso che sono, se vogliamo usare l'etichetta, non uso niente di derivazione animale, con le corrette combinazioni, le sequenze e tutto quello che ha a che fare con la roba cruda, alimenti crudi, quindi frutta, germogli, eccetera. Ma non ho necessità, perché il mio lavoro non mi necessita un corpo di un certo tipo. Se uno non ha un corpo e un lavoro di un altro tipo, lavora con gli stessi alimenti e... con quantità maggiori. Esatto. La persona che io ho visto, che ho portato al congresso, che ha la fibrosi cistica, detta mucoviscidosi, purtroppo una gran brutta bestia, perché ha un'aspettativa di vita di 40-50 anni incurabile, gli è venuto diabete a seguito di cortisoni usati per la fibrosi cistica, adesso intanto ha buttato via l'insulina dopo 9 anni. Però che cosa, perché dico questo? Perché lui fa un'attività sportiva di un certo tipo, è il preparatore atletico e fa una specie, come vi dicevo prima, di triathlon. È logico che ha perso diversi chili di massa proprio muscolare e deve ancora recuperarli. Però ha delle prestazioni che io morirei, nel senso, perché io non ho preparazione, ma quindi se uno entra in questo ambito e in base alla propria attività o lavoro si adegua con questi stessi alimenti, assolutamente. Certo, non sarà uno scaricatore di porto con la disbiosi, con una panza così, con la disbiosi. Sarà scaricatore di porto con un corpo di un certo tipo. Posso fare una domanda personale? Se posso rispondere? Il mio conto in banca no. Anche perché... Io la sera, la notte, ho botte di calore molto forte. Botte? Di calore, cioè, e non so cosa sono dovute. Devo uscire dal letto, perché sono troppo caldo. Tipo vampate? L'andropausa. L'andropausa. È la domanda questa. Sarebbe interessante sapere l'ora. È dall'una alle tre? Le 11, che fare con la cistifellea, quindi o c'è un discorso emozionale di rabbia aperta repressa che scarichi, purtroppo ci riguarda tutti, ma normalmente col calore, datemi la febbre e curerò tutte le malattie. Quando si alza la temperatura c'è un livello anche tossinico, a livello di sangue, quindi il tuo corpo cerca di notte di bruciare un po' le tossine, non è una febbre ma quasi. Molto caldo, veramente molto caldo. Ci credo, proprio come le vampate. E riducendo le tossine, sistemando un po' l'aspetto emozionale, fai dritto. Cazzo, hai scritto qualcosa tu? Qualche pubblicazione? Dipende su cosa? Su quello che stai dicendo adesso. Non così proprio, direttamente. No, volevo appunto, rispetto alla domanda che ha fatto prima quel signore. La mucca, l'elefante, il toro, sono tra animali non resistenti alla fatica, mangiano erba, non mangiano proteine animali, erba, e sono tra i più forti, quindi basterebbe dire questo. Io ho capito, ma quali sono nati così? Noi no. Quelli da quando sono nati mangiavano sempre quelle cose, invece a noi ci hanno rovinato. Ma io ho cambiato, basta cambiare. Io faccio sport tutti i giorni, sono magro, faccio palestra, piscina, corsa, ogni giorno faccio una cosa diversa. E ho 57 anni, quindi si può fare benissimo, tranquillamente, e assicuro. Assolutamente d'accordo. Aspetta che c'è la domanda. Le chiedo molto, ma in due parole proprio, qualcosa sulla menopausa, osteoporosi, artrosi. Due parole. L'osteoporosi, toglietevi pure la paura in assoluto, nel senso che quando c'è, se c'è una vera demineralizzazione ossea, siamo in piena acidosi, quindi ascoltare i consigli ufficiali fa sorridere i polli, nel senso che tu mi dai latticini, grana, eccetera, che mi acidificano e mi porti via ancora più minerali, ma non solo, perché il calcio inorganico dei latticini non viene assorbito perché è inorganico, l'organismo assimila solo calcio organico, cioè passato per una pianta, quindi quello inorganico si deposita nelle ossa e le fa diventare più
cristalline, più fragili. Ecco perché America, Finlandia, Norvegia, i maggiori grandi, i più grandi mangiatori di latte e latticini, hanno la maggiore densità di fratture ossee del mondo. Quindi questo ci fa capire. Quindi osteoporosi mi dice acidificazione. Però toglietevi l'idea dell'osteoporosi, perché l'hanno creata dopo la menopausa, uno bisogna mettere gli ormoni, ecco, è la propaganda proprio più deleteria. Anche perché la causa delle fratture non è l'osteoporosi, ma è la caduta, cioè bisogna cadere per rompersi un osso. Questo nessuno ne parla. Io quando faccio questa lezione sulle malattie crono-degenerative, soprattutto per l'osteoporosi, faccio vedere che ad una certa età bisognerebbe non dare la cera ai pavimenti, togliere i tappeti. Guardate che non c'è da ridere, perché è proprio questo, nessuno ha mai si è rotto un osso se non è caduta. Quindi devo cercare di rendere la casa più vivibile possibile a una certa età. Dall'altra c'è l'osteoporosi, viene paragonata alla vostra densità ossea, quindi pensate a una sessantenne, con la densità ossea di una 35enne bianca. Non ho capito perché bianca o nera o giallo, ho scelto bianca, forse c'è anche qualche xenofobo in giro, qualche razzista. Cosa voglio dire? Che è normale avere un calo di densità ossea a 60 anni se lo paragono con una giovane di 35 anni. Quindi l'hanno creata ad arte proprio. E dall'altra, tutto quello che ha a fare con il ciclo è legato al sangue. Quando il mio sangue è tossico, denso, è tutto più complesso, dolori mestruali, menopausa con le vampate, eccetera eccetera. Quindi è sempre il sangue che va a ripulirsi. Quindi la natura è perfetta, la natura dovrebbe essere come avviene fuori, nel mondo animale. Microsanguinamenti, sento che c'è l'ovulazione, ma non devo avere dolori da prendere farmaci antidolori. Vuol dire che c'è sangue intossicato, perché con le mestruazioni, con le emorragie, la natura cerca di buttare fuori il ferro in più e tutto quello che è tossico. Però non è normale, a un certo punto dopo perdo anche energia e forza, quindi io devo tornare indietro con lo stile di vita e vedrò che il sangue migliorerà. Io ho visto donne, ripeto, sparire dolori da letto con pastiglie, semplicemente migliorando. Non è semplicemente, perché non è facile, mettere in discussione il proprio stile di vita, perché giustamente come la signora diceva, andiamo fuori qua tra pizzerie, McDonald's, eccetera, c'è di tutto di più. Non è facile, però io devo mettere sul piatto della bilancia quello che è il mio gusto quando mi siedo a tavola e la mia salute. E con questo non vuol dire che bisogna isolarsi dalla società. E volevo sentire il suo parere. E su una dieta che mi ha dato il medico per i calcoli alla coliciste, e in questa dieta lui esclude completamente la secca, è giusto o no? Ma avete sbagliato persona a chiedere queste cose, perché purtroppo sento di diete in giro dire disastrosa è poco. Quindi io parlo sempre dal punto di vista dell'igiene naturale. Se uno gli risuona, quella è la strada, e non si eliminano la frutta oleosa. E per i calcoli alla colicisti, quale potrebbe essere, diciamo, una strada per una guarigione? E devo sempre andare a monte a capire come mai mi si sono formati i calcoli nella cistifellea. La bile, ha parlato di bile, no? Probabilmente è quello il motivo. Questo è il mio ultimo momento. Bilo, no, rabbia, qualcosa del genere, aveva detto sì. Prima, sì. Devo andare a lavorare naturalmente anche lì, perché se è un fuoco che arde, se sono... No, fortunatamente si è spento. Bene, sono contento. L'odio, se è il fuoco che arde, è in grado di condensare anche quello che naturalmente si forma nella bile, cioè nella cistifellea. Però normalmente uno stile di vita di un certo tipo fa retrocedere tutto senza doverla togliere, come fanno spesso i volentieri, perché fanno prima cavarla che eliminare il calcolino. Ecco. Quindi si cerca di andare sempre a monte del problema e torniamo sempre qua. Sarò pedante, però questo è io quello che conosco, quello che io vedo, quello che sto vivendo. Allora, alle 8 terminiamo, no, è 3 domani. Senta, volevo sapere cosa ne pensa dell'idrocoloterapia. L'idrocoloterapia, se uno vuole partire col piede giusto, può anche farla. Dopo coloro che porta avanti sempre solo idrocoloterapia, non modificando lo stile di vita, è fine a se stessa, serve a gran poco. Però, se uno vuole, io non l'ho mai fatta perché non mi interessa farla. E ho provato i DG, ho provato i clisteri, ho provato il metodo Gerso, clisteri col caffè, eccetera. L'idrocoloterapia, quando ho visto il macchinario, mi è passata la voglia. Se uno vuole partire col piede giusto, fa bene. Quelli che io conosco e vedo la fanno ogni tot di mesi, avere uno stile di vita errato e non è più sano. Quindi non sono contrario, neanche però spesso e volentieri. Ma allora ha fatto pure il lavaggio epatico, quello col, sì, col caffè, funziona? Non mi hanno venuto fuori nulla, comunque aspetta che c'era prima la signora. Senta, in due parole, visto l'orario, le cure alternative per la cura del tumore, oltre a quelle classiche, chemioterapia e radioterapia, quali potrebbero essere? Ah, una domandina.
la chicca proprio tutti i è il frutto dopo mangiarlo rimarrà qua, no? È tanto complesso, io posso naturalmente prendetela con le molle perché io la butto lì, nel senso che anche qui è, come ho detto prima, 2 ore e mezza tanto per spiegare che cosa è il cancro, perché sì, io non capisco, perché quando io faccio una diagnosi, non io, una diagnosi corretta ha già in sé anche la terapia, quindi devo prima capire che cosa è il tumore per capire anche quale potrebbe essere la strada, e ritorno di nuovo lì. Se siamo intossicati, che è un'origine del tumore, io devo disintossicare. Quindi per me una delle metodiche più straordinarie è quella del dottor Gerson, metodo Gerson, si scrive Gerson. Quindi che cos'è la metodica del dottor Gerson? È centrifugati di frutta e verdura, clistella e caffè per ripulire il fegato e intestini, e l'organismo si mette nelle migliori condizioni di autoguarigione. Però ci possono essere anche strade, a formula Keis, a canapa, piuttosto che, ecco, questa per me è una delle più potenti, associata a un digiuno è straordinaria. Come funziona la clistella? Ci sono due cose. Scusi, ha mai sentito parlare del metodo Adamski per ripulire stomaco, intestino e colon? Nome non mi dice niente. Il metodo, il metodo è quello di separare frutta da tutto il resto, ma considerare come frutta anche alcuni cibi, tipo pomodoro, peperone, peperoncino, zucca, yogurt e miele. E quindi non mescolare pane con queste cose. E dividere poi la frutta oleosa dall'altra frutta. No. I tempi di digestione, lui sostiene che poi questi tempi di digestione così lunghi, anche 24 ore, mescolando tutto, nell'intestino si formano incrostazioni e l'intestino non funziona più. Io non conosco, ma detta cosa adesso bisognerebbe approfondire io. No, non è una dieta, nel senso che uno può mangiare quanto vuole, solo separare questo lavoro. Certo, no, io ragiono sempre, quello che vi ho detto è tutto fondato naturalmente sulla fisiologia umana. Perché come vi ho detto prima, che abbiamo degli enzimi in bocca, degli enzimi nello stomaco e degli enzimi poi nel tenue, grazie al pancreas, già mi dice quali sono gli alimenti per eccellenza per l'essere umano. Se poi capisco e inizio a comprendere che cosa sono gli enzimi, l'importanza delle sequenze, sono in grado di capire quelle che sono periodi o diete, come non in questo caso, che servono secondo me fino a un certo punto, perché uno potrebbe dire, guardate che la dieta Dukan, piuttosto che con la dieta iperproteica, uno perde peso. È verissimo, nell'immediato è verissimo, vediamo nel lungo termine, intestini devastati. Quindi cerchiamo di ragionare, se io parto dal concetto che quello che ha detto Tony, Caio, Menego, non mi interessa. Io cerco di capire in base alla fisiologia umana e alla funzionalità dell'organismo umano. Se io conosco questo, so già anche qual è lo stile di vita per l'essere umano. Se so che il sangue è alcalino, eccetera, eccetera, ecco, qui trovate delle pubblicazioni che vi potranno aprire delle pareti, perché è troppo complesso l'argomento. L'ultima domanda. Io volevo chiedere, usa alcuni strumenti, diciamo, a misure anche, diciamo, per esempio io qualche volta pH, sto guardando, poi anche ho iniziato il mio percorso con un motosincologo, era più facile perché volevo... La domanda però, perché sono già le 8. Sì, sì, no, e questo è solo consiglio, volevo dire per qualcuno che vorrebbe iniziare e dice, ah, io ho un percorso troppo lungo, non ce la faccio. No, è importante con qualcuno eliminare prima le cose che veramente fanno male. E poi piano piano, anche io ho fatto con il motosincologo, per cui ho fatto con le apparecchiature dove fischiavano le cose che io non tollero. E che usciva dal mio liquido di tramite pelle. E così poi ho iniziato piano piano a provare. Ok, abbiamo capito. Quello che posso dire io è che io non uso assolutamente nulla, perché non mi interessa usare nulla, anche perché ho fatto un periodo che mi misuravo il pH urinario, però con uno stile di vita di un certo tipo arrivavo a 9, 9 e mezza, che per la medicina io dovrei essere morto, perché non è tanto fisiologico, ma avete capito da chi fanno i parametri, quindi è tutto relativo. A me fare l'esame del capello non mi serve nulla, so già che sono pieno. Cosa mi serve sapere che ho il mercurio e l'alluminio? Io metto in atto uno stile di vita che è lì i metalli pesanti. La frutta è l'alimento più chelante che ci sia. Quindi la peristalsi, torniamo al concetto base, la peristalsi è la chiave di tutto. La pelle va fatta ritornare in funzione.
la respirazione deve, non abbiamo mai imparato a respirare, quando io uso i quattro emuntori mi metto nelle migliori condizioni, poi uno può usare il rosario e pregare che sta sempre bene. Concludendo, diciamo, una dieta vegana porta un salvavita. Assolutamente sì. Allora, grazie. Grazie.